Allora, buongiorno a tutti, sono molto contenta di darvi il benvenuto a nome del Centro Psicanalitico dello Stretto Francesco Siracusano. È un altro dei nostri incontri e sono molto lieta oggi di avere con noi Gemma Trapanese, che oltre ad essere una analista molto esperta, è una nostra amica ed è una persona che ci ha fatto molto appassionare della psicanalisi di coppia e famiglia, tema che oggi verrà dibattuto grazie anche alle suggestioni del film che vedremo. Abbiamo pensato di organizzare la giornata vedendo insieme il film, che è un metodo che noi negli anni abbiamo sperimentato perché dà delle suggestioni insieme, seppur in questo modo, che non è quello di vederlo in presenza in sala, che però abbiamo sperimentato funzioni anche molto bene. Dopodiché io farò dei brevi cenni, così riprendendo alcuni punti del film, e poi darò la parola alla relazione di Gemma, che sarà quella che poi avvierà il nostro dibattito. Quindi questo è un po' il programma della nostra giornata. Quindi adesso vedremo insieme il film di Emma Dante, Le sorelle Macaluso, del 2019. Allora, buona visione e ci vediamo dopo. A questo punto io vorrei almeno salutare e ringraziare Gemma per la sua presenza qui. Anch'io, Mara mi ha tolto le parole, in effetti anch'io sono molto felice della tua presenza qui, Gemma, perché oltre a stimarti moltissimo come psicanalista, ti sono molto legata e noi tutti del centro psicanalitico dello Stretto abbiamo questo forte legame con te. Quindi sono particolarmente felice della tua presenza qui e ti ringrazio a nome di tutti noi. Ora possiamo procedere. Grazie. Grazie Diletta. Devo dirvi che non è per nulla facile riprendere adesso, anche perché è la terza volta che lo vedo e mi ha colpito la parte sempre più poetica. Cioè, più lo vedo e più questa parte molto poetica mi colpisce, insomma, vedo la parte anche commovente. Io vi leggerò adesso tre brevissime paginette in cui ci sono dei richiami al film. Per poi dare la parola a Gemma Trapanese che farà la sua relazione. È soltanto una breve suggestione che riprende alcuni passaggi, quindi molto brevemente li leggerò. Il film Le sorelle Macaluso, diretto e cosceneggiato dalla regista Emma Dante, è uscito in Italia a settembre del 2020. Ha partecipato alla 70ª Mostra del Cinema di Venezia ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti. La pièce teatrale a cui il film si ispira, pur differenziandosene, nel 2014 è stata premiata con due UBU, i massimi riconoscimenti in ambito teatrale, uno come migliore regia e l'altro come migliore spettacolo dell'anno. Lo spettacolo teatrale ha girato i teatri di tutta Europa. Ho visto il film durante uno dei periodi di lockdown per la pandemia. Mi ha subito colpito il contrasto tra gli ambienti interni ed esterni. Un fuori accecante di luce, abbagliante, e un dentro in penombra, ingombro di mobili, oggetti su cui le immagini si soffermano. La prima scena del film si apre proprio sul buio e sul tentativo delle protagoniste di aprire un foro per osservare l'esterno. Le colombe bianche che le sorelle allevano nella terrazza sono utilizzate per le cerimonie nuziali e rappresentano la fonte di sopravvivenza familiare. Vanno in affitto in gabbie, su richiesta dell'organizzatore degli eventi, e poi tornano da sole, segnando un percorso ciclico che attraversa lo spazio. Il terrazzo con le colombe, in cui la sorella più piccola si muove con grazia e delicatezza, appare da subito un luogo speciale, dove c'è lievità, contatto col cielo. Le cinque sorelle a inizio film sembrano rodate in una routine rassicurante, seppure insolita per delle ragazze tanto giovani. Hanno compiti precisi, un'organizzazione che fa intuire una storia pregressa che però non viene raccontata. Mi ha colpito la sintesi efficace letta in una recensione del film. Maria danza, Pinuccia ama, Lia legge, Katia organizza e Antonella osserva. Sono una famiglia, o quel che è rimasto di una famiglia, con la quotidianità di chi si deve dare da fare per vivere, raccontata con immagini vivide e tenere. La contrattazione per le colombe, i litigi per le incombenze da assolvere, la sorella che non si vuole svegliare, quella che è sempre affamata, i piatti buoni del servizio, come dice Antonella, anche i colombi devono mangiare nei piatti belli. I preparativi per uscire di casa, con Pinuccia che si mette il rossetto sotto lo sguardo ammirato della più piccola, di Antonella,
che le dice: sei bellissima. Nella prima parte del film siamo negli anni 90 e quello che osserviamo, i gesti delle protagoniste, i loro movimenti, la loro andatura, le renderanno poi riconoscibili nel corso del tempo futuro. La casa, un ultimo piano alla periferia di Palermo, con sopra uno spazio per le colombe, è protagonista quanto loro. Direi un vero palcoscenico nel quale tanto accade. La città, i suoi rumori, appaiono in questa fase del film distanti. Nella casa i mobili, i piatti, gli oggetti, appartenenti a generazioni sovrapposte, sembrano possedere un collante, un riferimento tra loro, una storia, dei rituali consolidati dai quali lo spettatore è escluso, quasi a rimarcare un'intimità che tale deve rimanere. Mi sono ritrovata nel corso della visione a cercare di riconoscere e riassegnare gesti, luoghi e volti. Poi arriva la giornata a mare. C'è una nota malinconica lungo la strada che le conduce al mare. Risuonano le note d'inverno di De André con la voce di Franco Battiato. Il percorso verso il mare, l'incedere delle sorelle verso lo spazio aperto, racconta già molto di loro. Raccoglie degli oggetti, l'uovo, la bacchetta magica, insomma, questa comparsa anche dei dinosauri improvvisi fa pensare. Maria danza per le sorelle. Si intrezzano, mi sembra, in un'intensità crescente, attimi che rimandano ai sogni di ciascuna. Le canzoni di sottofondo accompagnano l'atmosfera festosa, di apertura alla vita. Sognare, sognare, di Gerardina Trovato, ballano le sorelle in acqua, coinvolgendo altre persone e creando un momento quasi surreale, di sospensione dalla realtà. Sono tutte insieme, ma all'aperto, lontane dalla casa, ciascuna insegue un proprio desiderio, la propria libertà. Nello stabilimento balneare Charleston, dove si introducono di soppiatto, un luogo presumibilmente carico di ricordi anche per la famiglia, ciascuna può finalmente ritagliarsi un proprio spazio, tornare ad una spensieratezza che poco le abita. Maria raggiunge nella sala del cinema all'aperto una ragazza, con la quale, dopo un sensuale avvicinamento, si bacia e si dà appuntamento per il prossimo film, Ritorno al futuro, e il suo futuro di danzatrice. Pinuccia spera di attirare l'attenzione di un ragazzo sulla spiaggia. Lì Acati e Antonella, più piccole, giocano in acqua. C'è quasi una prefigurazione di un possibile futuro in cui Maria, Pinuccia, Lì Acati e Antonella saranno adulte, avranno storie diverse, schemi relazionali tra loro, seguiranno strade autonome. A questo punto il tempo si ferma. Una disgrazia, ripetuta con frammenti di scene diverse, da prospettive sempre nuove, interrompe il corso delle loro vite. C'è tuttavia un pudore che non svela troppo. Da questo momento in poi ho avuto l'impressione che altri elementi, in modo insidioso e continuo, attraversino le trame del racconto. E il rimando alle esistenze spezzate, attraversate dal lutto, dal trauma, è reso in modo struggente, drammatico, poetico, ineluttabile. Qui l'umanità può trovare un accordo, un'affinità dolorosa, una rappresentazione che risuona nei nostri dolori, in quelli di ognuno, qualcosa di familiare ed estraniante, perturbante quindi, che ci accomuna tutti. Una valenza mitica, direi. Il film si arricchisce di una potenza evocativa forte, drammatica, ancora più ricca di simboli. Il tempo corre in avanti. Lì adulta torna verso casa. Ha l'aria provata, sgangherata da malata psichiatrica. Maria adulta, sciupata, fa l'inserviente in un centro medico veterinario. Nella scena cruda, in cui assistiamo all'estrazione chirurgica del cuore da un daino, si controbilancia l'interesse affettuoso della dottoressa per le condizioni di salute di Maria. Una donna che la osserva, che mostra di avere cura di lei, in un luogo asettico, di morte, di esistenze ridotte in pezzi anatomici. Le sorelle si ritrovano in casa ancora insieme, invitate da Maria per una cena. Katia è l'unica sposata, sembra non proprio felicemente, ed ha un figlio. Maria, Pinuccia e Lia abitano ancora insieme. Per un attimo si ritrovano nei loro gesti consueti, anche affettuosi, nella conoscenza reciproca dei loro gusti, quella sorellanza che le lega, nel mangiare nei piatti buoni, come nelle grandi occasioni. Ma basta poco perché si creano tensioni, litigi. Ciascuna rinfaccia all'altra qualcosa. Sono tutte immobilizzate, prigioniere, seppure in modi differenti. La responsabilità della disgrazia, che sembra accaduta ieri, grava su loro, diventa un peso enorme per ciascuna, anima litigi, crea tensioni, le porta proprio alle mani.
Lì e Pinuccio sembrano ingaggiate in un legame simbiotico in cui l'odio le lega in modo morboso. Viene la voglia di offrire loro una consolazione, vera, autentica, che non le lasci sole e smarrite, che arrivi dall'esterno, dal mondo degli adulti, che le sollevi da quell'affanno. Stavamo giocando, eravamo piccole, dice Katia a Pinuccia. Aleggia la colpa per quella giornata al mare in cui erano per un attimo tornate bambine, ragazze, un attimo di leggerezza, senza scampo. Per tutta la vita quel momento li accompagnerà, come l'immagine di Antonella che comparirà in vari momenti a ciascuna nel corso del tempo, che regala dolcezza e al contempo non permette di dimenticare. Ci sarà per le sorelle un prima e un dopo nelle loro esistenze, che già faticosamente avevano cercato un equilibrio. Nel lutto il tempo si ferma, diventa ciclico, come il volo delle colombe. Le canzoni diventano a tratti quasi una sottolineatura ossessiva, come il carillon grottesco da clown con le note di Satie o Meravigliosa creatura di Gianna Nannini. Progressivamente la vita ruota solo intorno ad un interno che resta immutato negli anni. Gli oggetti, i mobili, si usurano, nessuno sembra poterli riparare. Maria alla cena annuncia di avere il cancro. Nell'espressione dell'attrice, intensa, dolorosa, che è bravissima, bravissima come tutte le altre, c'è quasi lo sconcerto, l'incredulità per una vita che ha molto promesso e poco mantenuto. I progetti sono rimasti per sempre irrealizzati, come il tutù di danza che Maria indossa e che assume una valenza quasi macabra, di un tradimento esistenziale, mentre lei divora avidamente i pasticcini, quasi a succhiarne la vita. Le sorelle in realtà si accorgono a stento di ciò che l'altra vive. Il presente sembra non contare. Il giudizio sull'altra resta sempre quello che ciascuna aveva nel passato, non evolve. Forse mancherà nel loro insieme familiare la funzione di qualcuna, ma non la persona, che resta in parte sconosciuta. Restano distanti e attaccate in una relazione affettiva dolorosa e non risolta, dove ciascuna va avanti come è possibile. Il loro legame li aiuta e li avvelena al contempo. Sembra che la somma dei lutti e dei dolori che le ha attraversate diventi insostenibile per ciascuna e per loro insieme. La casa, con la sua decadenza, resta in primo piano. Non si può riparare e non si può vendere. Gli uomini che compaiono nel film restano sullo sfondo, incapaci di incidere, di imprimere un corso diverso agli eventi. La famiglia resta chiusa in una endogamia paralizzante. Lia, ormai anziana, rimasta l'ultima ad occupare la casa, la cui terrazza non ospita più le colombe, ma anche dei libri, abbiamo visto, si prepara a morire, accompagnata dai suoi libri, letti nell'immaginazione, sempre dalla voce di Maria. Ritengo gli animali come delle piccole persone, pure buone, fratelli diversi degli uomini, le parole di Anna Maria Ortese. Usce un abito, lucida le scarpe. Le sorelle Pinuccia e Katia la ritroveranno così sul letto di morte, composta. La accompagneranno in una scena suggestiva in cui la bara, dinanzi alla finestra aperta, viene raggiunta da un volo di colombe. Pinuccia, questa volta, quando Antonella le comparirà, come sempre per avere anche lei un po' di rossetto, le pulirà le labbra con un gesto materno, delicato, nuovo. Il trasloco e la preparazione per il funerale diventano quasi liberatori. I dettagli tecnici nel salire e scendere del montacarichi creano un movimento diverso che ci rende, da spettatori, finalmente attivi e partecipi. La casa si svuota, i mobili lasciano i segni alle pareti. Qualche colomba gira ancora indisturbata per la casa, mentre le voci della città, l'esterno, accompagnano la scena e riportano al corso della vita, poi ancora una volta alla giornata estiva, ai baci di Maria, alla scena della disgrazia, alle sorelle insieme. Ci accorgiamo, osservando dal buco rimasto nella parete, dal quale le sorelle Macaluso guardavano l'esterno, che il mare è vicino, molto più vicino di quanto non fosse all'inizio. La natura ha riguadagnato terreno, si è ripresa un pezzo del suo spazio. Do adesso la parola a Gemma Trapanese. La presento. È medico psichiatra, psicanalista della SPI, membro ordinario con funzioni di training, socio fondatore della Società Italiana di Psicoanalisi di Coppia e Famiglia, presidente del Dipartimento di Psicanalisi applicato alla coppia e alla famiglia. Gemma è anche membro del comitato di redazione della rivista Interazioni,
ha partecipato alla stesura di molti libri, quale psicanalisi per la coppia, quale psicanalisi con la famiglia, per la famiglia con Anna Nicolò, la dimensione fraterna con Massimiliano Sommantico, l'interpretazione dei sogni con Roberto Musella, e ha curato un capitolo del libro Psicoanaliste su Anna Freud a cura di Patrizia Cupelloni. E do la parola a Gemma. Intanto grazie Mara, perché insomma quello che tu hai scritto già di per sé potrebbe bastare per avviare il nostro dialogo. Quindi io certamente ho preparato anch'io, insomma, così una traccia che poi piano piano si è andata anche un po' forse ad ingrandire troppo, per cui mi scuso anche per richiedere un'attenzione ancora prolungata ancora per un po' a tutti quelli che ci stanno seguendo, che intanto saluto. Ovviamente ringrazio veramente di cuore Diletta, Donatella, Mara, quasi sorelle per me, che mi hanno fatto questo invito a nome del Centro Neonato Psicanalitico dello Stretto Francesco Siracusano, ed è il caso anche di dire che mi sento qui con voi un po' come in famiglia. Provo a riconsiderare quindi la cornice entro la quale ci muoviamo, che rispetta nell'ordine le sorelle Macaluso e poi, quasi come sottotitolo, il lutto nella dinamica familiare. Vi domanderete, anche voi forse come me, se il film sia solo un pretesto per avviare un discorso sul lutto. Intanto deve aver avuto un significato il non aver avuto dubbi sull'opportunità di prendere visione del film tutti insieme e non darlo come visto fuori da quel campo che invece anche da remoto ci teniamo a realizzare stamattina, perché proprio questo campo, grazie alla visione presa in simultanea da noi tutti, si offra come condizione favorevole a far nascere e circolare pensieri, magari nuovi, quesiti, vissuti. Ci affidiamo infatti proprio a ciò che potrà emergere qua ed ora per intessere un dialogo. Prima di iniziare mi piace ricordare la raccomandazione di Giorgio Agamben, filosofo amico, che vuole ci si debba sempre domandare, prima di prendere la parola in pubblico all'interno di una comunità come questa, a nome di chi si parli e soprattutto a chi si parli. Domande a cui darò silenzio delle risposte, con l'augurio mi aiutino ad avviare un dialogo efficace tra di noi. Anche sabato scorso mi ritrovavo in remoto invitata in un altro centro psicanalitico a parlare. C'era da presentare l'ultimo libro di Mimmo Chianese, il cui testo, che vi raccomando, dal titolo Il vivente ed il sacro, rendendo omaggio alla psicanalisi, rendeva omaggio al sogno, alla verità, alla bellezza, alle arti figurative. Ed allora, proprio sabato scorso, mi sono detta, in vista della preparazione di questo incontro, che proprio quella traccia che vede in fila sogno, verità, bellezza, sarebbe potuta essere la nostra traccia, anche ad ordine invertito. È attraverso il sogno, infatti, che arriviamo alla verità, così come attraverso la bellezza, l'esperienza estetica ed estatica. In aggiunta, però, attraverso la verità noi arriviamo anche a riconoscere il brutto, la morte, la separazione, il dolore, il lutto, temi questi che ci riportano al contesto di stamattina e all'analisi cui intendiamo sottoporre in una qualche maniera il testo del film di Emma Dante, con il rischio di piegarlo, sottometterlo ad un nostro scopo. Temi che attraverso il teatro, sappiamo bene, Emma Dante affronta con una ricerca sempre coraggiosa, a volte audace ed anche insolita, che passa attraverso lo studio del linguaggio del corpo e delle sue espressioni, ricerca che è anche linguistica, musicale, se solo pensiamo ai canti dei fratelli Mancuso, che in altre opere hanno reso robuste le scene teatrali più toccanti di Emma Dante, come la stessa del suo primo film Via Castellana Bandiera, opere che hanno tutte fatto calcare in scena figure femminili
complesse, tragiche, che si muovono tra la vita e la morte, da Medea a Nina la scemunita di Carnezzeria, alla madre di Gaspare, Uccio e Chicco in Vita mia, alle due protagoniste, Samira e Rosa, di Via Castellana Bandiera, donne che si fronteggiano finite su una strada che non ha via d'uscita. Comincerei ad entrare in argomento con il riconoscere che la ricerca di Emma Dante, attraverso le sorelle Macaluso, si potrebbe esprimere già solo con le strofe di Gerardina Trovato che abbiamo appena ascoltato nella colonna sonora e che ci riportano, manco a dirlo, proprio al sognare. Sognare, sognare e sognare, sognare, questa voglia di ballare sopra una nuvola sul mare, tra due rocce sotto il sole, mentre qualcuno spacca un cuore, e questa voglia di giocare senza più guanti, con la neve morire prima di invecchiare. Tra verbi di luogo e preposizioni semplici, sopra una nuvola, sul mare, tra due rocce, mentre, prima, queste strofe anticipano l'atmosfera che si respirerà stando a fianco a Pinuccia, Maria, Lia, Katia e Antonella, le sorelle Macaluso appunto, quel che resta di una famiglia nucleare e che, spente le luci a teatro, si trasferiscono con le loro poche cose su un set cinematografico, dove ritrovano i fedeli spettatori di sempre, anche se un po' preoccupati di rompere l'incantesimo del teatro. Qualsiasi testo di lettura, come ci ricorda Roland Barthes, sceglie sempre in un qualche modo il suo lettore. In questo caso il testo di Emma Dante sceglie il suo spettatore, invitandolo a quell'udire con gli occhi, tanto celebrato da Shakespeare, così come da Masoud Khan, psicanalista raffinato, capace di sintonizzarsi con i più profondi se nascosti. Quel che amor tracciò in silenzio, accoglilo, che udir con gli occhi è finezza d'amore. Così Shakespeare, sonetto 23. Emma Dante convoca noi spettatori ad entrare in scena così come convoca Anna Maria Ortese, Oriana Fallaci, Dostoevsky, Fabrizio De André, Gianna Nannini, Serena Ganci. A tutti mette a disposizione uno spazio di gioco, un'area intermedia in cui poter sentire ognuno a proprio modo il desiderio di svelare e a un tempo di creare, con le parole di Ogden, di svelare creando, di creare mentre svela, come all'interno proprio della situazione analitica. La meravigliosa creatura che nasce da questo fertile incrocio di sguardi è capace intanto con Gianna Nannini di intonare ed orientare al meglio il nostro ascolto ed il nostro sguardo. Ho sempre pensato che lo stato creativo di un artista non sia diverso da quella condizione necessaria per lavorare noi come psicanalisti, cioè dallo stato di reverie analitica. E visto che la reverie è anch'essa una sorta di sogno ad occhi aperti, un'esperienza di vita alla frontiera del sogno, per dirlo con le parole sempre di Ogden, è proprio questa la posizione forse da assumere, la posizione che potrà consentirci di iniziare a guardare il film come ad un sogno sognato da Emma Dante che ce lo racconta a modo suo allestendo scene. Proprio il pensiero per immagini, quale quello di cui si serve il sogno, si trasforma così in un linguaggio che utilizza Emma Dante per fare teatro e cinema. Una creazione artistica al pari della situazione analitica è sempre capace di vitalizzare le idee e creare le condizioni perché colui che assiste può, attraverso una silenziosa mobilità identificatoria, vivere delle esperienze emotive che ci consentano, per l'appunto, come si diceva prima, di ascoltare con gli occhi, vedere con le parole, meditare con i sensi. Con le sorelle Macaluso veniamo infatti rapiti, trasportati in un presente immaginario che della stessa trama ci fa ignorare o ci fa smarrire, spesso nel momento in cui ne siamo spettatori, il senso ed il discorso.
Se il film è come un sogno è sempre come un labirinto che rovescia la temporalità e disorienta gli spazi. Solo un filo, come quello associativo e della simbolizzazione, potrà catturare il mostro del sogno, quello indovato proprio nell'ultima stanza. Per fare questo dovremo procurarci e provare a tenere stretto in mano il nostro filo di Arianna, che intanto mi porta a ricordare quanto nel giugno del 1926, in un'intervista rilasciata a George Sylvester Viereck, Freud così dichiara: «La psicanalisi scioglie e ricompone l'intreccio delle pulsioni aggrovigliate e cerca di riavvolgerle attorno alla spoletta a cui appartengono, o, trasformando la metafora, essa rifornisce il filo che conduce l'uomo al di fuori del labirinto del proprio inconscio». Se l'invito allora è proprio quello di procedere con un'attenzione fluttuante e con la ben nota libertà associativa, la visione condivisa del film, anche se solo da remoto, sia pure orfana di quel sacro ed avvolgente buio di una sala cinematografica, mi autorizzerà a sostare insieme a voi proprio tre immagini che compaiono per poi sparire subito, da ingrandire e lasciare sullo sfondo, a muovermi per andirivieni, fare salti, voli, aperture impreviste ed inedite, indugiare tra frammenti particolari apparentemente insignificanti, con la fiducia che tutto ciò apra al sapere di un pensiero da condividere, un pensiero che nasce proprio avvalendosi di tutti i sensi e con l'augurio possa descrivere quel gioco di piacere che noi tutti spettatori abbiamo magari già realizzato con nostra sorpresa proprio con quanto visionato. Solo a questa condizione riconosceremo di essere stati capaci di ascoltare con gli occhi, vedere con le parole che udiamo, sentire con le musiche che ci vengono proposte, sentire insomma con tutti i sensi. Per prima cosa dirò che il film è un testo che si perde da subito nel labirinto del tempo, un tempo che non viene banalmente scandito da un prima e da un poi, ma un tempo che si serve piuttosto come calendario di una sorta di ritornello svolazzante, uno stormo di piccioni, apparentemente lo stesso, che verrà inquadrato e che sembra una ripetizione, ma che ripetizione non è, forse solo uno sdoppiamento, in ogni caso un sostegno alla narrazione. Un ritornello che è comunque, mai come in questo caso, per dirla con le parole di Ginevra Bompiani nel suo L'altra metà di Dio, come il canto degli uccelli, un canto che conserva la vita. Sta di fatto che il volo dei piccioni ogni volta che si ripresenta ci fa voltare di pagina come uno spartito musicale, facendoci fare un balzo in avanti nel tempo, in un'altra età delle sorelle, tutte tranne una, Antonella, destinata a rimanere la stessa tenera bambina di sempre e per sempre. Il tempo che vola è affidato infatti proprio alle ali di uno stormo, piccolo esercito di pennuti bianchi che alloggia sopra le teste delle sorelle Macaluso, in una terrazza a vetri diventata piccionaia, vicino al cielo, ai confini di un piccolo appartamento all'ultimo piano che è anch'esso appartamento di confine, di periferia, ai margini di una città che rimane assai lontana. È una soffitta dove le sorelle Macaluso allevano piccioni da noleggiare per sponsali a diventare zona sacra, appendice di una casa proprio come un campanile lo è per una chiesa nei disegni di un bambino. Chiesa e casa, luoghi deputati a sperimentare un'intimità, a proteggere chi prega o sogna, o comunque a proteggere i valori che segnano nel profondo. Chiesa e casa che riparano chi è dentro le mura, mura che custodiscono sacre reliquie, sacre memorie, proprio insieme alla traccia invisibile di una neve che si è sciolta prima di invecchiare. L'orologio di famiglia delle sorelle Macaluso sembra scandire paradossalmente il tempo che non passa, per dirla con Pontalis, e che si offre come eterno presente di un gruppo di famiglia che prende la sua forma solo perché imbottito di memorie silenti,
di lutti sepolti, di dolore, di rabbia soffocata, di desideri strangolati da colpe indicibili, di rimpianti, rancori, di atroci confessioni finali che dal futuro, con i versi di De André, porterebbero le sorelle Macaluso ad ammettere: tutti morimmo a stento. Se c'è un sopra come il cielo, c'è sempre un sotto, sotto il cielo come la spiaggia, sotto lo stabilimento termale Charleston di Mondello e prima ancora proprio come l'appartamento di proprietà delle sorelle. Appartamento con una cucina sempre a fuoco spento, tranne una rara e tragica occasione, poi un letto a scomparsa per Maria, un altro letto di una camera matrimoniale che forse ha raccolto i primi vagiti, forse i gemiti di piacere soffocati e nascosti, un letto dove si dorme e dove forse un tempo si sognava, dove si giace ammalati e perfino morti. Un letto quindi che riunisce sotto le lenzuola passato, presente e futuro. Poi, per il soggiorno, un tavolo, poche sedie, una credenza anni 50, che custodisce il servizio bello di piatti, eredità di un passato che ha lasciato a sua volta in eredità, forse, morti che non si staccano dai vivi. Sempre alla stregua di un sogno potremo allora provare ad interrogare il film, slegarlo, scioglierlo, a rischio di ferirlo, farlo a pezzi e spiantarne la parte più vitale, il cuore, come quello di un animale non più palpitante che ritroveremo tra le mani di Maria. Certamente il rischio nell'analizzare il film è quello di svuotare un corpo vivo, agile, autonomo come un daino, ucciderlo, svuotarlo, imbottirlo e imbalsamarlo, come nel laboratorio di tassidermia dove lavora Maria, che fa tagli chirurgici sulle carcasse, che ripulisce dall'interiore ai tavoli autoptici, proprio là dove si gioca, già con quella neve che muore prima di invecchiare. In un'epoca come la nostra, attraversata da tempeste, ultima questa pandemica, segnata, come ci ricorda Gamben, da credenze mantenute a forza, in opposizione ad altre, soprattutto in mancanza di altre genuine, viene da domandarsi dove Emma Dante riponga la sua fede. Mi piace pensare che la riponga intanto nelle mura di questa casa, mura che regalano ombra a chi abita al di dentro, mura che dovrebbero proteggere i sogni di chi vi abita e di chi scrive intanto la propria biografia, la propria storia. Mondo domestico, familiare, Heimlich, che bene sappiamo ospiti anche il suo contrario, l'estraneo, l'unheimlich, presto destinato a diventare un estraneo perturbante. Parliamo allora di mura che racchiudono tutto il mondo e che per questo fanno casa, casa che dà i natali e che si offre come ultima dimora, luogo di incontro con la morte. Ma dall'inizio partiamo dal momento in cui spettatori pieni di desiderio di sapere ci ritroviamo soli e al buio. Netta la sensazione di vuoto. Poi una graduale crescente esposizione percettiva investirà l'udito prima e la vista poi. Infatti veniamo, dopo un tempo che ci sembra lungo, chiamati a prestare orecchio ed occhio. C'è bisogno di esercizio per trasformare l'occhio che vede in uno sguardo e l'orecchio che sente in un ascolto, affinché lo sguardo diventi sapiente come quello di chi getta luce nell'oscurità bucando il buio, di chi aspira a sciogliere nodi, a provare a indovinare l'ignoto che intanto già primo attore in scena. Uno sguardo che dovrà mettersi al servizio dell'ascolto, complicazione ulteriore, con quella finezza che è l'udire con gli occhi. Ritorniamo alla scena del buio, qui partono delle mie associazioni. Proprio dentro quella che potrebbe essere una caverna come quella di Lescaut e proprio di faccia ad una parete sempre al buio qualcuno traffica. Presenze invisibili, uno strano intimo bisbigliare che poi diventa un netto vociare, la stessa condizione imbarazzante che ricordo da spettatrice quando in una piccola sala di teatro ai quartieri spagnoli di Napoli mi ritrovai lasciata al buio per un tempo lunghissimo,
ad attendere si accendessero le luci di scena per dare inizio ad un'opera di Emma Dante, No Palermo. In quel caso, dal vivo, io che ero in prima fila, avvertivo il respiro di presenze ansimanti, che non vedevo, ma di certo avvertivo tutte schierate a poca distanza, che solo dopo sarebbero venuti alla luce come i componenti, anche là cinque, ma non solo femmine in quel caso, di una famiglia. La famiglia Carullo. Fermi su una soglia che non riescono a varcare, già tutti preparati di tutto punto per l'uscita domenicale, ma incapaci di varcare quella soglia. Anche per questa scena c'è l'attesa, l'attesa che entrino in scena le sorelle Macaluso, nel mentre il buio pesto si fa rumore e poi suono. Forse è solo un insolito invito ad immaginare, ad indovinare. Ci sembrerà di capire che uno strumento, a fatica manovrato, graffi una parete, scardini poi, scavi, affondi fino a sbucare da qualche parte, vincendo un'ultima resistenza. Sollievo. Così polvere bianca come la neve in terra si rende visibile solo adesso che un fascio sottile di luce da fuori si imbuca dentro. Allora è proprio un pertuso, sì. Se c'è un pertuso, c'è un occhio che spia, e altri occhi che solo contendono proprio quel pertuso. Ora fa vedere anche a me, chi parla anche a nome nostro. Lia? Solo dopo diremo di sì, non poteva che essere lei, quella più curiosa, quella che sa dove aprire i libri per leggere versetti come da una Bibbia, lei che provoca e fomenta e che ritroveremo a registrare strani rumori, gemiti, gridolini di piacere, provenire da una stanza a porta chiusa e da un letto che lascia immaginare l'odore maschio e scandaloso di un estraneo. L'altro uomo, anche questo solo di passaggio, il signor Nicolosi, è uno che mette in gabbia e porta via i piccioni, proprio come il marito di Katia che l'ha strappata al gruppo di sorelle. Lei, Lia, sempre pronta ad accapigliarsi con Pinuccia come da copione, lei, Lia, la pazza. Tornando indietro, avendo pensato alla grotta di Lescaut, proviamo ancora ad associare Lescaut, Dardonia, Francia sud-occidentale, la scoperta del primo graffite, sì, l'opera d'arte parietale in cui l'uomo, proprio graffiando la roccia, si rappresenta e si rappresenta morto, dando così inizio alla storia che comincia solo nel momento in cui la morte si inserisce, iniziando a dare importanza al generare, all'essere generati e al morire. Proprio con questa capacità di autorappresentazione sembra possa iniziare la storia dell'esistenza umana sulla Terra. Su quella scena di Lescaut, due i protagonisti, l'uomo e l'animale, ambedue feriti a morte. Il disegno dell'uomo sembra quello fatto da un bambino, uomo disteso con un becco d'uccello, due linee per il dorso, due per le braccia allargate, due per le gambe, fallo eretto. Così, proprio con quel buco dove si iscrive l'uomo primitivo, il padre morto, forse col fallo eretto, può iniziare la storia delle sorelle Macaluso, che vivono fianco a fianco con piccole persone, come le definisce Anna Maria Ortese, che appartengono ai popoli muti, gli animali, che tutto sanno, tutto osservano, mai infedeli, nemmeno rispetto alla dimora che mai abbandonano, sempre ritrovandola. Intorno a quel buco, che salterà fuori anche a fronte della migliore delle riparazioni, al piatto buono andato a pezzi, si avvolgerà la storia delle sorelle Macaluso e del loro destino. La consapevolezza della morte come ineluttabile destino ed il processo psichico che si rende necessario per farvi fronte, sembra rimangano per noi psicanalisti spettatori in scena sullo sfondo, come a dimostrazione di come si possa provare ad affrontare il trauma dell'esperienza della morte, come quella tragica di Antonella. I morti si pagano, tornerà utile ricordarlo e lo ricorderemo più volte, come fanno Maria e Pinuccia, anche stesse loro stesse pagheranno, o forse la stessa Antonella come Ifigenia è un prezzo da pagare per altri, per una iubris che spinge sempre ad osare troppo.
coraggiose da subito le sorelle Macaluso, che hanno intanto precocemente abbandonato la propria infanzia, che hanno chiuso in una soffitta, seppellendola sotto tanti occhi, tanti becchi e tante piume, un Pinocchio, un Carillon, qualche libro dimenticato, desideri naufragati, sogni dismessi, baci da dimenticare. I piccoli gesti commuovono, come quelli di Antonella, così tenera, mentre accarezza la saponetta per lavarsi le mani o quando nel piatto del servizio bello sistema il mangime per i piccioni da cui si separa per andare incontro al suo destino solo dopo aver acceso il Carillon. Piccoli gesti quelli allora che dicono, come quello che mi viene in mente nel ricordo di me bambina che con un chiodo graffiavo una parete di casa per scavare dei piccoli pertusi. Succedeva quando cadeva un dentino di latte a me o a mio fratello, molti buchetti in cui si abbandonava per sempre ciò che si era perso, pretendendo in cambio una monetina a mo' di piccolo risarcimento. I denti caduti si pagano come i morti si pagano, così come i piccioni morti si pagano. Pinuccia e Maria lo sanno bene quando esigono il dovuto al Signore che li noleggia i loro piccioni. Intanto ci viene in mente che Voce di Popolo dice che proprio nelle mura di ogni casa alberghi la bella Ambriana, spirito femminile, che la leggenda di Matilde Serauri conduce ad una bella principessa impazzita per una delusione amorosa che vaga per i vicoli di Napoli alla ricerca del suo perso amore, fino ad essere accolta da qualcuno che le offre dimora. Una volta dentro si sistema in quelle pietose mura di cui diventa padrona. È lei allora la madrina del dolore che le mura di ogni casa assorbono e sono le mura incapaci di rimuovere a diventare archivio prezioso che conserva le memorie delle vite passate, degli incontri, degli scontri dei corpi, degli scoppi di danza, delle promesse di baci e di amori. Ora, riemergendo dal film come per riprendere un po' di ossigeno, ci verrà da pensare che la complessità del modello temporale che il film con discrezione ci propone prevede non siano ammesse evoluzioni né trasformazioni neanche fisiche per le sorelle Macaluso, che riconosciamo rimaste le stesse da giovanissime come da vecchie, malgrado mascherate da nuovi corpi messi loro a disposizione da attrici diverse per fascia di età. Come a dire che il presente, che il passato, che scorre nel presente, è proprio là, fermo per sempre. Si dimostrerà, in accordo con certi assiomi della psicanalisi, che il passato è solo un antecedente e che l'archeologico non è un prima del tempo, ma un fuoritempo, proprio come sarà un fuoritempo il tragico evento, come lo sarà la scena dei cartoni di animali preistorici incontrati nell'abbandonato prato incolto dalle sorelle che lo attraversano in processione per arrivare al mare. Le rivediamo marciare sotto il sole, Lia già armata di maschera subacquea, Pinuccia che ha per mano Antonella, Maria che improvvisa un balletto per le sorelle, Katia forse la più lenta e la più sola. Questa marcia verso il mare sembra di per sé un rito iniziatico che ha la sua cifra distintiva nel mistero, nel sacro, come la cifra dei misteri eleusini che per circa 1000 anni si celebravano attraverso il rituale pellegrinaggio da Eleusi, profumata di incensi, ad Atene, per ricordare qualcosa di tragico, la tragica ricerca che il mito affida ad una madre disperata, Demetra, che dal mondo dei morti sale in incognita sulla terra per cercare la figlia Core, rapita alla vita e al ciclo delle stagioni. Con le sorelle Macaluso la processione parte da casa ben composta, dopo il frettoloso rito di preparazione che le fa ritrovare per la prima volta forse più che sorelle figlie, figlie che uscite all'aria e fuori sembrano risalite sulla terra per marciare alla ricerca di un prezioso bene perso, forse sciolto per sempre nelle acque del mare, luogo di culto allora verso cui dirigersi. Il corteo che si scioglie proprio in riva al mare, sotto il sole che brucia, diventa improvvisamente una processione dionisiaca, coinvolgente,
in cui si balla e si gioca con l'acqua, con i suoi schizzi, con i suoi getti rinfrescanti. Quella stessa acqua che traditrice presto risucchierà e farà sparire per sempre chi nell'ordine sarebbe destinato a sparire per ultimo. Tu rimani qua, nell'acqua. Così Antonella dice alla sua Barbie, mentre il brivido di una profezia ci corre sulla schiena. Dentro le mura del suo studio, impregnate di tanto dolore di chi lo ha frequentato, anche uno psicanalista potrebbe inserirsi con qualche riflessione su quella condizione dell'esistere che ridefinisce luogo di dolore solo quello che è stato luogo di amore. Perché proprio la perdita di un oggetto amato è quello a squarciare l'ordine del mondo, a mettere in contatto con la presenza dell'assenza. Il dolore per un legame spezzato rende il luogo di dolore luogo di solitudine, luogo in cui ci si sente persi, perché si è perso un nostro possesso che ci teneva legati a sé, lasciandoci eredi di un senso di vuoto e di nulla. Per parlare della perdita, Anna Freud, in una conferenza poi diventata un prezioso scritto, si preoccupa di avvertirci che dobbiamo occuparci dei nostri possessi, materiali e no, e dell'atteggiamento verso ciò che possediamo. Avviene un'identificazione del perdente con l'oggetto perso. Nel lungo lavoro che Anna Freud e Dorothy Burlingame hanno svolto con bambini separati dalle loro famiglie durante la Seconda Guerra Mondiale, si è avuto modo in diverse occasioni di osservare che questi bambini sperimentassero più che il proprio personale dolore per la separazione, il dolore, la solitudine, la nostalgia immaginata della madre che avevano lasciato. Ma quale nostalgia per le sorelle Macaluso? Certo è che nella casa delle sorelle si finisce prima o poi, come ad ogni morte in tutte le case, a rovistare dappertutto, a cercare la vita che l'oggetto perso ha ospitato, che magari ha lasciato traccia negli odori, qualche sudore, secrezione, a ricercare quei possessi che hanno legato a sé la persona ormai morta, ad ispezionare persino quei buchi dimenticati in cui sono rimaste in deposito piccole innocenti reliquie. È sempre a partire dai feticci a cui si rimane purtroppo aggrappati che una seria ricerca del lutto si muove per orientare la clinica psicanalitica, quella dei lutti sospesi, quella dei lutti interrotti, che avevano autorizzato a procurarsi solo oggetti consolatori, in grado di restituire l'illusione di riagganciare ciò che è amato e perso invece per sempre. Tutto raccattato a terra per caso può servire come l'uovo finto del dinosauro che assicura un'ingenua discendenza, una genealogia, una bacchetta da fatina con cui esercitare sotto il proprio controllo la ricomparsa di ciò che è sparito, come nel gioco del rocchetto. Però intanto Lia seriamente ci prova. Pinuccia, sparisci. Sempre Lia, con tanto di maschera subacquea indossata, esplora un fondale dove gioca ad avvistare oggetti che la stessa ha depositato. Più che un esercizio, anche quello forse un rito. Da quel piccolo abisso che il bagno di casa ha messo in scena, riempendo già solo un poco la vasca, verrà ripescata una foto incorniciata che ritrae, come appare di sfuggita, la coppia dei genitori e forse proprio davanti a quello stabilimento balneare dove si sta per andare, che se si presenta come luogo di nostalgia pallida, si preannuncia già come teatro di tragedia. Mentre Pinuccia, interrompendo il gioco di Lia, ripesca distrattamente tutti gli oggetti, le Barbie, persino un Big Jim dal fondo della vasca, riecheggia ancora la raccomandazione che presto sentiremo ancora di Antonella, che ci torna alla sua Barbie. Tu resta qua, nell'acqua. Solo a questa condizione Pinuccia, Venere sfiorita allo specchio, potrà continuare a riallestire solo per sé infinite volte la stessa scena del rossetto con la piccola delicata sorellina che l'ha presa a modello. Sei bellissima. Solo alla fine, un attimo prima di uscire per sempre da quella casa, potrà essere ammesso un nuovo doloroso gesto che cancelli dalla boccuccia di Antonella il rossetto che, messo e rimesso tante volte,
continuava a rendere presente quel tempo che le prometteva un futuro. Impallidendo e senza più colore, Antonella forse potrà essere stanata da quell'angolino privato in cui ha continuato a vivere pur da morta con Pinuccia. Paura, reverenza, terrore, titolo di un bel libro di Carlo Ginzburg, sono proprio le reazioni che a volte proviamo di fronte ad alcune scene. La prima, quella che vede i piccoli gesti di chi si prepara alla morte, che immaginiamo debba essere stata ben progettata. C'è la rabbia che mette in conto la rottura dei vetri da parte di Lia, lo svacantare cassetti, ma anche la determinazione con cui ricuce un bottone al vestito che indosserà al momento calcolato, la delicatezza con cui lucida le stesse scarpe che calzerà. E poi eccola vestita come a festa sul letto conzato a lutto con le due sorelle superstiti, Pinuccia e Katia, che la vegliano. Sacra intanto la scena di nudità di Maria, il cui corpo è maciato e immerso nella vasca da bagno. Come facciamo a non collegare questa scena alla scena di David che ritrae Marà già morto nella vasca da bagno? Vediamo Maria viva, rivediamo Marà morto, vediamo Maria già morta. La differenza è che possiamo fermarci sull'attimo prima di quella morte. Questa è la maestria di Emma Dante. Nel film La pianista di Michael Haneke, Erika, la protagonista, ci ricorda che Adorno, a proposito della fantasia in Do maggiore di Schumann, parla del suo crepuscolo, dello Schumann un attimo prima di perdere la ragione, un attimo prima di lasciarsi andare. E solo l'intensità dello stacco delle mani dalla tastiera della pianista a farci sentire non solo il distacco dalla vita, ma proprio l'attimo prima di quel distacco. Schumann allora ce lo fa sentire, Emma Dante ce lo fa vedere, attraverso il ferma immagine che vede, anche nel film invece La pianista, una mano che copre la ferita sanguinante che la pianista si è inferta per morire. Per Maria giusto il tempo di preparare una tavola apparecchiata, di avvicinarsi col servizio bello, divorare mentre è divorata dal cancro, i bignè con crema al pistacchio, cassatine e cannoli, a fare la sua ultima apparizione col tutù dei suoi sogni. Questa forse è la morte del cigno. Le sorelle Macaluso, da sempre indifese, esposte ad una gioia fugace, sono ora di fronte ad un male senza riscatto. Ancora una volta mi accingo alla chiusura e mi scuso se sto prendendo più tempo del previsto. Per riprendere fiato diremo che la ricerca sul corpo di Emma Dante è una ricerca che sembra ereditare quella che investiga le cosiddette forme epatiche, forme espressive attraverso le quali si esprime il dolore. Così nasce lo studio delle immagini investigate nel corso della loro disseminazione, contaminazione e migrazione nel tempo. Così si scopre come il gesto di Orfeo, messo a morte nel disegno di Dürer, è simile a quello già presente in tanti vasi greci, così come si mette in evidenza come la stessa formula apatica di dolore espressa attraverso l'inarcarsi del corpo si scopre essere la stessa sia per esprimere lo spasimo di dolore della Maddalena sotto la croce, sia la gioia frenetica, entusiastica della baccante. E manco a dirlo, la stessa forma espressiva è quella studiata da Charcot mentre osserva i corpi delle isteriche in preda ai contemporanei movimenti del pathos, della passione, della follia dionisiaca. In altre parole, il corpo inarcato dell'isterica che somiglia alla menade danzante di Warburg, alla Maddalena sotto la croce, alla baccante dionisiaca, sembra esprimersi anche attraverso la stessa Maria che avanza e danza e si inarca e fa spettacolo per le sue sorelle. Così sembra esprimersi anche il corpo di Pinuccia, delle improvvisate baccanti del piccolo corteo eccitato in riva al mare. Dolore, ebbrezza, confusione attraverso quei corpi femminili per i quali si sarebbe potuto dire a posteriori con i versi di De André che ciò che chiamammo dolore è soltanto un discorso sospeso, che gesti simili di significato opposto riprendono, rimandando al segreto gioco vertiginoso del tempo nell'attualità,
sensazione potente che continua a far registrare che il presente è intessuto di molteplici passati. La nostra clinica, d'altro canto, ci dimostra che realtà mascherate e perturbanti, spettrali, sono segnate dall'irruzione di un tempo altro e di un tempo che è quello dell'altro, proprio nella temporalità presente. Pur attraverso le trasformazioni delle forme espressive della sofferenza, rimane intatta una verità profonda che è fatta di opposti, di confluenze, di una pluralità di spazi psichici e di una pluralità di temporalità. Se il buco alla parete avesse una pupilla, core, nella sua etimologia significa pupilla, rifletterebbe una palude di ricordi stagnanti, un archivio di scene fantasmatiche, proprio perché i lutti incompiuti lasciano tracce sui muri, ombre, tombe vuote, sepolcri e cripte. Potremmo a questo punto osare, ammettendo l'esistenza di un inconscio per la casa, come recita il titolo di un piccolo prezioso testo di Alberto Heger. Le case raccontano speranze, cambiamenti, anche quando sembrano rinchiudersi su se stesse. Pur raccontando la vita, il film di Emma Dante non dà speranza alle sorelle Macaluso. Non c'è, d'altra parte, per noi lettori la possibilità, come quando stiamo con un paziente in analisi, di una ricostruzione, quella che portiamo appunto avanti in analisi. La casa si svuota di viventi, animali e uomini, donne e piccioni, mobili e poche suppellettili. La casa è a soqquadro. Quella parola che da bambina mi sembrava difficile da scrivere, con due Q, un'eccezione. Le ombre lasciate dai quadri rimossi non possono più nascondere il pertuso, quello che aveva fatto intravedere il mare, la trasparenza dell'acqua, della neve che si scioglie. Antonella, piccola e tenera, adesso senza più rossetto, svanisce, anche se forse conserva in bocca il sapore dolce del suo ultimo kinder. La casa ora vuota lascia spazio solo all'indicibile, ad una scena che rimane e rimarrà per sempre fuori campo, perché non può essere rappresentata e perché non è esistita psichicamente, ma solo nella realtà, solo qualche suono lontano, quello di un'autoambulanza. Lo sguardo può solo fermarsi discreto ai bordi di una scena che è tagliata, che deve rimanere fuori. Bastano la scaletta, i piedini di Antonella, poi la corsa di Maria. Così basta la scala meccanica da trasloco a fare un funerale, a trasferire la bara di Lia da su a giù, dal cielo alla terra, dalla terra a sottoterra, lasciando presto la strada sola. Cum è sula la strada stura, chi doveva partire è partito, chi doveva morire è morto, chi doveva piangere ha pianto. Queste le parole dello struggente canto dei fratelli Mancuso, colonna sonora di chiusura al film Via Castellana Bandiera, che potrebbe però essere dedicata a questa via senza nome dove le sorelle Macaluso hanno vissuto le loro stagioni di vita. Se mi davi retta sarebbe stato tutto diverso, era una giornata così bella. Amore e morte, infanzia e vecchiaia non possono che essere affidate alle note di Satie. In chiusura, solo poche parole, quelle di Elsa Morante, parole che non chiedono di essere capite, ma solo credute. La parola che vuole essere creduta, che addirittura aspira ad essere profetica, deve restare in un qualche modo oscura, perché contiene una verità che è sacra, a patto che ognuno la sappia interpretare dopo averla fatta risuonare dentro di sé. Solo così può accadere che il senso di quella parola tenutosi sospeso diventi ad un tratto evidente e viva dentro di noi, rendendoci vivi. Ma per tutte le cose leggibili, scrive Elsa Morante, si dà sempre un'altra lettura nascosta. E se i viventi ne smarriscono i cifrari, anche l'autore delle scritture li smarrisce per quanto sia chiamato Dio. Difatti, la casa di quest'ultimo Dio sono i viventi, e se questi chiudono le loro finestre, l'abitatore della casa resta cieco. Noi dobbiamo riaprire le luci dei nostri occhi perché lui riveda. Vi ringrazio. Grazie Gemma, complimenti.
Vedo tanti applausi che arrivano in forma virtuale. E adesso darei la parola a chi vuole intervenire. Potete chiedere di intervenire tramite chat o chiedere la parola direttamente. Magari rompo il ghiaccio io, Gemma. Intanto non so se mi commuove di più il film che ho appena visto oppure il tuo intervento, perché veramente è molto toccante quello che dici e come lo dici. E quindi ti ringrazio per questo, ti ringrazio per aver accettato questo incontro, che effettivamente io me lo immaginavo proprio come tu lo stai rendendo concretamente, con questi contenuti, con queste parole così piene di spessore. Il lutto familiare che Emma Dante ci fa vedere in immagini, secondo me, è molto realistico, perché molto spesso può succedere nella vita che si cappotta letteralmente, come cappottano le macchine, no? Sono delle macchine che vanno fortissimo, poi a un certo punto ad una curva cappottano e si distruggono completamente. Ecco, la trama di questo film mi ha fatto molto pensare a come la vita ci fa cappottare alcuni momenti, anche in maniera molto irreversibile. E come dici tu, il lutto familiare avviene quando i morti si attaccano ai vivi, e non li lasciano più. Questo mi sembra un elemento veramente drammatico nella vita delle famiglie e dei singoli, ed è un elemento che noi riscontriamo spessissimo nella clinica, cioè questa ventosa, questo essere così adesi a degli elementi non elaborati, appunto, fermi nel tempo, che vengono ripresi benissimo sia dalle tue parole che dalle immagini di Emma Dante. Forse la cosa che a me colpisce di più e mi commuove di più in questo momento è proprio questo, cioè la difficoltà di poter per molti modificare il lutto, elaborarlo, modificarlo in senso creativo, trasformarlo in qualche cosa che può essere un patrimonio. Perché il dolore familiare, ma anche il dolore individuale, poi se viene trasformato diventa veramente una cosa molto utile e molto produttiva. Cosa che nel film invece non appare, perché c'è questo decadimento fino alla fine, questa casa così danneggiata, queste persone così danneggiate, che la vita ha fatto cappottare, appunto. Niente, queste sono delle considerazioni e soprattutto anche ancora grazie per la tua presenza. Anch'io volevo ringraziare moltissimo Gemma e anche Mara per i loro interventi. Gemma, effettivamente tu hai fatto un discorso molto profondo, molto completo, molto complesso e molto ricco. Il film sicuramente io l'avevo già visto, però questa seconda visione è stata molto più arricchente per me. E mi vorrei soffermare appunto associativamente su un elemento che già la prima volta quando ho visto il film mi aveva colpito molto, e cioè questi piccioni, la presenza di questi colombi che appunto hanno tanti significati. Io un po' li ho visti come avere la funzione del coro nella tragedia greca, anche se è un coro che non parla, che non canta, ma sicuramente esprime l'inesprimibile forse, e appunto sancisce quei momenti topici, no? Come tu hai detto, quei momenti topici, anche a volte li anticipa, perché ho la visione, ho il volo dei colombi, a volte anticipa la scena reale, diciamo, ciò che avverrà. E la parte associativa riguarda, non so se poi l'avete letto, il libro di Mercè Rodoreta, La piazza del diamante. E la piazza del diamante, secondo me, è molto presente in questo film. Non so se Emma Dante ha fatto una citazione
oppure no, o se è una semplice coincidenza, però anche nella Piazza del Diamante la presenza di questi colombi è proprio consustanziale alla storia, alla vicenda di questa donna, anche lì una vicenda molto femminile, molto, in cui c'è molto questo rapporto con la miseria, con la tragedia, con la morte, ma anche con la vita. E poi l'altra cosa che mi ha colpito in questo film è la sua sicilianità, è una cifra molto siciliana, questa rappresentazione drammatica, ma nello stesso tempo anche questa impossibilità di scindere gli opposti, appunto la vita e la morte, ma anche il dolore intriso di questa continua ripresa sia del tempo che della, proprio di questa compresenza tra la vita e la morte, anche tra la vitalità e di queste sorelle, no? Questa espressione sanguigna delle loro emozioni, e anche questa necessità di non poter, impossibilità di dire a parole, di esprimere a parole, che c'è pure in questo romanzo di cui vi dicevo, la stessa situazione, cioè ciò che non è dicibile con le parole si esprime appunto, come tu hai spiegato benissimo, col corpo e anche accompagnato da questa scena dei piccioni che poi, come tu hai anche detto, sottolinea questa dimensione di intermediazione come l'angelo, no? Tra cielo e terra, tra sopra e sotto, e quindi anche questo mi ha colpito molto, questi temi, ci sono molti temi, è molto complesso questo film, ma nello stesso tempo è anche molto unitario pure in questa molteplicità, io lo trovo molto unitario, non so come dire diversamente, però adesso lascio perché ho parlato abbastanza. Comunque grazie molte. Credo che volesse intervenire Giuliana Marin, a cui do la parola. Scusate, Giuliana, dovresti accendere il microfono. Giuliana, riesci ad accendere il microfono? Nel frattempo leggo io il suo intervento in chat. Scrive Giuliana: pensavo all'ira di Achille per la morte di Patroclo per mano dei troiani. La sua ira, dolore, che lo porta ad uccidere tanti giovani troiani, è l'acqua che si offende per il troppo sangue che lo insegue. Non riesce ad accendere il microfono. Non so se Gemma vuole cominciare a dare così un commento agli interventi, se c'è qualcun altro. Forse no, ho già parlato molto, sarei molto interessato invece a cogliere anche, a tentare di riunire insieme le associazioni che possono essere partite, se sono partite, se non le ho sommerse da un troppo parlare, insomma. Quindi non credo proprio. Aspetterei un po'. Allora, forse c'è... sentivo qualcuno che voleva intervenire. Collova, prego. È la seconda volta che entro online nel centro dello stretto e devo dire che provo sempre un'emozione di base, che è quella di cogliere la delicatezza dell'entrare nelle cose senza guastarle. Usando sempre una capacità narrativa che dovrebbe essere, come dire, molto alimentata in tutta la nostra, nel nostro modo di lavorare. E in questo senso mi collego proprio al deficit sostanziale che è presente in questo film, non certamente nelle due relazioni, che invece sono state molto delicate e non hanno usato la psicoanalisi per, come dire, ingombrare il campo, ma hanno lasciato alla narrazione la possibilità di continuare a stare in un campo emotivo molto vivo e sentito. La cosa che mi viene in mente principalmente, e qui mi richiamo anche a Corrao, è quella di una condizione che è sottoposta a un bombardamento emotivo, oltre la capacità di essere assorbito e riparato. Vediamo il tentativo di riparare il piatto, per esempio.
no? È quel buchino che rimane, che è una sorta di cicatrice ineliminabile e non elaborabile. Perché parlavo di Corrao? Perché Corrao parla nel suo libro, nel suo intervista fatta da Roberto Andò, il maestro ai Porcospini, parla di una città bombardata che ancora si vede, no? Se si va per certe strade di Palermo si vede ancora i palazzi con i segni dei bombardamenti e l'incapacità o l'impossibilità, no? Di passare a una fase riparativa. E anche in questo film quello che viene a mancare è proprio questa possibilità di attivare una capacità riparativa che solo, mi sembra, Maria, quando legge quel libro, no? quel passo del libro a sua sorella, riesce a calmarla. Segno che è proprio attraverso la narrazione che ci possono essere esperienze trasformative del dolore che passano da una dimensione di agito impulsivo ed esplosivo, tutta la litigata, no, tremenda, dove fra l'altro l'elemento del corpo, e non solo lì, perché nel film l'elemento del corpo è molto presente, come i primi piani, per esempio, delle bocche, no? Che mangiano, o anche dei cadaveri degli animali, no? Questi primi piani che impongono un corpo immanente che è impossibile riportare ad una mente che è capace di rinarrare o risognare, no? un po' tutto. Mi colpisce poi, perché ci sono veramente molte, molte cose, l'incapacità riparativa, per esempio, vista nella la maniglia che, ahimè, no, rimane sempre nelle mani di chi tenta di aprire quella finestra, oppure il piatto, no? Ma c'era una suggestione che mi fa, perché vorrei un po' ampliare un po' il campo, ma termino subito. Questo film mi ha fatto venire in mente, per opposto, un altro film, che è La famiglia di Scola, dove c'è una stessa progressione, però lì c'è le nuove generazioni che riescono a cambiare invece le cose, il modo di abitare, no? Anche se alcuni personaggi sembrano ripresentarsi sempre, come Gassman, per esempio, cioè la storia permane, ma nel mentre le giovani generazioni modificano sia il modo di abitare che anche in qualche modo l'arredo. L'altra cosa che mi viene in mente invece è una novella, una delle novelle di Pirandello, che è Il colloquio con la madre, con la madre morta, no? Dove c'è un'esperienza di lutto che fa capire, ahimè, no, di che cosa piangiamo, se piangiamo veramente della perdita dell'altro o se piangiamo invece di qualche cosa che ha a che fare con una nostra personale perdita. Questo lo spiega bene le parole che la madre dice a Pirandello, dicendogli: tu non devi piangere, devi vedermi così come mi vedi adesso, qui seduta su questa sedia. Lui se la sta immaginando, ovviamente. E lui dice: sì, mamma, ma io ti vedo, certo che ti vedo, ma non piango per questo. Piango perché adesso tu non sei più viva per me e i miei pensieri che erano nella tua mente non sono più vivi. Quindi sono morto io dentro la tua mente. Ecco, mi fermerei su queste suggestioni, grazie. All'ultima, scusate, è quella del piccione rimasto solo, disorientato, in un vuoto che diventa assolutamente incolmabile. Molte grazie al dottore Collovà, che ha dato altri spunti molto preziosi. Mi sembra in effetti che la relazione di Gemma abbia sottolineato e ampliato in un respiro ancora più ampio molti, molti elementi. E, ad esempio, questo fatto della sospensione mi colpiva, anche tutte le citazioni rispetto alle opere. Anche io avevo pensato alla Pianista, in cui c'è un passaggio in cui qualcosa non è più uguale,
un attimo prima cosa succede? Me lo sono sempre chiesto e mi rimanda molto alla clinica, a quel momento della sospensione in cui ancora qualcosa deve avvenire e poi avviene. E, ero anche d'accordo con Diletta su questa sicilianità che anch'io sento all'inizio molto distante, perché mi sembra che quasi questo luogo possa appartenere a qualunque posto. Poi certo ci sono degli elementi, il cognome, i cognomi delle persone, il modo di parlare, la musica, che anche Pinuccia a un certo punto canta in siciliano, però mi sembrava che a un certo punto diventasse un luogo comune a tutti, che potesse essere un teatro in cui ognuno si potesse rispecchiare. Poi sento la Sicilia invece più vicina, forse con la vicinanza anche del mare, fisica, che la regia rende. Finalmente si vede questo pertuso, quest'occhio che spia, questa suggestione che ha dato Gemma, molto preziosa. Non voglio lasciare occupare spazio, vediamo se c'è qualche altro intervento. Valeria, vuoi parlare direttamente? Ti diamo la parola. Grazie. A me ha colpito, sarà che lavoro molto con, mi accendo il video, che lavoro molto con i genitori e sulle funzioni genitoriali. Ho provato un fastidio nel film sulla questione del genitore assente, cioè le sorelle maggiori si occupano delle più piccole pensando di poter fare la stessa cosa, ma non con le competenze che probabilmente non hanno ricevuto a sufficienza per potersi occupare di, perché la questione della colpa in una famiglia dove ci sono i genitori è una funzione di responsabilità più che di colpa, no? Non si lasciano i bambini da soli ad arrampicarsi, tra l'altro si vedono nella scala tutti questi pezzi di ruggine che cadono giù, no? E come dire, qui forse anche la possibilità di elaborazione del lutto non è possibile perché non c'è stata una reverie sufficiente, no, per nessuna delle sorelle, e quindi chi può, quello spazio interno che normalmente nella relazione dei primi anni di vita con un genitore, con una madre, con un padre, non è stata possibile. Comunque è un film veramente molto bello, sono stati bellissimi tutti i commenti che avete fatto, volevo aggiungere, veramente ricco di significati e di rimandi. Grazie. Grazie molte Valeria. Se c'è qualche altro intervento. Vabbè. Mi riaggancio un attimo a quello che ha detto adesso Valeria, perché in effetti anche secondo me questa impossibilità di liberazione, questo lutto così complicato e soprattutto questa colpa di cui si parla solo in quel piccolo tratto, no? In cui si accusa direttamente la sorella più grande, la colpa è tua, eccetera. E mi sembra appunto significativo di questa assenza di una madre, di una coppia che c'è solo in quella fotografia trovata nella vasca da bagno. Cioè effettivamente c'è qualcosa di non elaborabile in questa colpa che in parte è di tutte, è diffusa a tutte le sorelle, ma in qualche modo si deve trovare un responsabile più responsabile. Ma qua c'è proprio una mancanza, manca qualcosa nella catena. Ecco, c'è una orizzontalità in questa vicenda familiare, a parte l'assenza delle figure maschili, che pure mi sembra significativa, no? Questo mondo tutto femminile, tutto, insomma, in cui tutto il peso della vita è portato da queste sorelle. C'è un peso emotivo, secondo me, che è preso molto bene nel film, un peso emotivo proprio sovraffacente, non so, qualcosa che proprio impedisce ulteriori passaggi. Questo. Mi aggancio a questo che sta dicendo Diletta. In effetti ho avuto l'impressione, soprattutto la seconda volta che ho visto il film, di volerle quasi consolare queste sorelle, di essere un adulto che entrasse ad avere una funzione consolatrice, a dire vabbè, non è colpa vostra,
come anche a svelare un po' come vanno le cose del mondo e come a poterle appunto alleggerire da questo peso enorme, che è un po' quello che diceva Valeria, il discorso di queste figlie senza padri. Non avevo colto effettivamente il discorso della maschera e di Lia che guarda sott'acqua, di questa curiosità, di questo portuso, questo che ha evidenziato molto bene Gemma. Mi ha effettivamente fatto pensare questa foto che ogni tanto compare, alla quale poi se ci fate caso si associa quella di Lia sposata. La novità è che a un certo punto compare sul famoso mobile anni 50 una foto anche di Lia sposata. Quindi si sovrappongono delle generazioni, però sembra che l'esterno in realtà non cambi mai nulla in questa famiglia, non arriva, gli uomini non incidono, anche questo Marco, anche il marito di Lia, di Katia, in realtà non incidono, anzi fanno quasi un'azione di disturbo come il marito di Katia, che non solo non aggiunge nulla, ma in qualche modo rammenta il rapporto difficile tra le donne, fomenta un'aggressività in Katia che si deve ribellare, si deve staccare. Quindi a me è venuto istintivo, quasi in maniera così più terapeutica, quasi un'idea di consolazione di queste sorelle, da mondo adulto a delle ragazze che restano per sempre, anche quando le vediamo adulte, invischiate in questo eterno presente. A me questo ha colpito molto, questo tempo che si sovrappone, che non evolve. Mi ha colpito anche, l'avevo appena accennato, il fatto che è come se si conoscessero soltanto attraverso le loro funzioni, ma non attraverso altro. Ho pensato appunto a questo effetto congelante del lutto come l'incapacità di poter evolvere anche come persone. E quindi soltanto la funzione è riconosciuta, per esempio la funzione calmante di Maria su Lia, che le legge delle cose, che in qualche modo la tranquillizza e soprattutto la porta lontano dalle grida di Pinuccia. Poi ci sono tante sottigliezze, ad esempio alla fine si vede che la porta con la chiave fissata, anche quando è morta Lia, resta in quel modo, quindi forse è Pinuccia che creava questa condizione, nel senso forse la parte folle non era rappresentata soltanto da Lia, ma questa follia, come appunto poi noi sappiamo bene, è disseminata in tutta la famiglia, seppure è rappresentata da Lia, ma noi sappiamo poi per il lavoro che facciamo che tutto questo non è rappresentato soltanto da Lia. Lia potrebbe essere il paziente designato, quella che diventerà la portatrice di tutta la colpa. E anche se poi alla fine, quando diventa anziana, diventa una donna più composta. Quando si prepara alla morte, forse in un suicidio, in effetti sembra una donna che è composta, che ha tenuto comunque insieme la casa. Non prendo altro spazio e do la parola a Maria Rosaria. Prego, Maria Rosaria. Grazie. Innanzitutto volevo ringraziare Gemma veramente per una poetica, ricca e commovente relazione, e Mara anche per la ricchezza della sua presentazione. Vabbè, sono state tantissime le associazioni per cui non riesco proprio manco a metterle in ordine, però vabbè, qualcosa forse, e quindi sono d'accordo con molte cose che sono state già dette. C'è qualcosa che riguarda, per esempio, mi ha colpito molto la scala su cui stava salendo Antonella, e mi sembrava come proprio un passaggio dalla bambina, dall'infanzia, troppo precoce, troppo presto, sulle spalle della sorella, che la sorella che ha un mondo ideale, ma che forse anche lei difficilmente è riuscita a fare già questo passaggio. Questo, insomma, per quanto riguarda Antonella. E poi c'è, per quanto riguarda Maria, il passaggio attraverso una porta, prima di incontrare l'amica, e mi sembra un passaggio proprio con l'incontro anche col corpo e con la sessualità, col piacere della vita, incontra l'amica e c'è questa prima intimità, no? Tra le ragazze. Quindi anche quello come un passaggio interrotto, dove poi alla fine si sente terribilmente questo tempo fermato. Il piacere per Maria è diventato
all'ultimo momento una tentazione di oralità quando mangia tutti i pasticcini che però non riesce a reggere, che vomita e c'è e si è trasformato in malattia e morte, insomma, no? Quella scena del tutù che rimanda direttamente a questo momento piacevole della sua prima giovinezza e quindi mi sembra molto che risaltano in questo. Poi molte cose, poi l'ultima cosa per cui forse in questo ho trovato un messaggio finale del film, ho voluto associare al suono delle onde del mare che accompagnano anche per tutti i titoli di coda, perché il mare che contiene sia la vita che la morte, contiene tutta la vitalità dei bagnanti, contiene la morte della bambina, è proprio questo suono che accompagna fino alla vita, è proprio come il suono della vita che accompagna e sottostà a tutte le vicende umane, quindi a tutte quelle piene anche di dolore, di lutti, quelle sospese, questo come associazione. Poi molte altre, vabbè. Molte grazie Maria Rosaria. Ci vuole molto, veramente un film che impegna molto come bello. Grazie a voi. Giuliana Marin chiede la parola. Prego Giuliana. Sì, no, a me ha fatto molto soffrire questo film stamattina, veramente, devo dire, perché non l'avevo mai visto. E magari vederlo nel pomeriggio forse sarebbe stato meglio, devo dire onestamente, perché proprio mi ha preso fortemente, scusate la mia sincerità, ecco, no? Anche perché che cosa parte? Parte il tentativo nostro di riparare, no? Immediatamente, un po' mi aggrego a quello che è stato detto, viene subito, e quindi la stanza di terapia, di analisi, no? Dove comunque tu cerchi di stare vicino e anche permettere che a un certo punto il paziente anche pianga, no? E poi ripari, mentre qui non lo vedi queste riparazioni, non c'è quel piangere insieme, no? Ecco perché prima mi veniva da dire di Achille, no? Perché per me l'ira funesta del Pelide di Achille è fortissima, no? E loro sono anche loro così furiose tra di loro, non riescono a piangere insieme, no? Come si dilaniano in realtà, ognuno afferma la propria vita, sì, perché anche quella che si sposa non è che va bene, fa anche un figlio, ma è sempre là, la rivediamo poi nel circolo tra di loro, no? E come tutto questo. Quindi questa, ecco, questa importanza di avvertire il dolore e di ripararmi. Ecco, scusate, ma... E l'altra cosa era quella dell'acqua, appunto, no? Perché mi collego a quello che avevo scritto prima per chiarirlo un attimo, perché Achille nella sua ira ammazza tanti troiani per l'uccisione di Patroclo, no? Non elabora niente, e poi è l'acqua che si ribella. E c'è quella scena che si vede questo sangue di questa bambina, no? E secondo me l'acqua si ribella anche lì, perché questa bambina è più piccola e si vede questo sangue di questa bimba. Me ha fatto, mi ha colpito molto. Nell'Iliade l'acqua si ribella forte con Achille. Chiudo. Grazie. Grazie Giuliana. Tu no, volevo aggiungere qualcosa. Prego. Ci sono altri. No, pensavo che mentre vi sentivo parlare, che la potenza di questo film, perché veramente è scombussola, come ha notato Giuliano, sì, è dell'assenza, perché è un film sull'assenza, il piccione che rimane solo, inconsolabile, la morte di tutte queste... però è anche molto sulla presenza, perché in realtà queste sorelle stanno troppo insieme.
C'è una rappresentazione del conflitto, secondo me, che è anche la parte inquietante di questo film, che non è solo il lutto congelato. Il lutto congelato mi sembra essere l'elemento più appariscente, quello che abbaglia, su cui ci si può soffermare. Però mi sembra che oltre quello c'è questo aspetto più vitale, che è il conflitto fra le sorelle, che le porta poi appunto a scalmanarsi, così come abbiamo visto nell'ultima scena, e a questa vicinanza troppo presente, che richiama anche un po' questa piccionaia, con questi piccioni che stanno sempre insieme, sì che vanno, ma poi ritornano, c'è questo ritorno nella casa paterna, che lo vedo come una cosa molto rischiosa, nel senso che non viene coltivata e non viene promossa l'autonomia né dei piccioni né delle sorelle, cioè stanno troppo insieme, e quando si sta troppo insieme poi si creano degli spazi asfittici, soprattutto le ultime due sorelle che sono rimaste vicine praticamente si odiano. E poi è nella quotidianità, noi vediamo che quando stiamo più lontani dalle persone spesso abbiamo più desiderio di vederle, quando invece stiamo sempre insieme ci sopportiamo molto spesso, no? Con i figli questo capita molto, ad esempio, cioè più sei lontano più hai desiderio di stare con l'altro, più si crea una vicinanza che significa soprattutto vicinanza di condivisione di spazi che diventano sempre più fitti, più stretti, abitudini di vita che non sono più uniformi l'uno con l'altro, no? Delle cose che magari un tempo andavano bene, ma che poi nel proseguo della vita diventano troppo stringenti e quindi creano poi questo conflitto acceso che, secondo me, è un elemento del film molto vitale, che stride con quello del congelamento, del lutto, e che questo impatto poi determina in ognuno di noi questo senso un po' di inquietudine, questo perturbamento, chiamiamolo così, fra queste due cose un po' antinomiche. Ma l'una abbaglia l'altra. Ecco, secondo me è molto interessante anche approfondire il tema della separazione, l'importanza della separazione nella famiglia, cioè i membri della famiglia si devono separare, non devono morire, si devono separare, muoiono se non si separano. Io ho intuito, insomma, che fra le righe di questo film forse il messaggio è che per separarsi non bisogna morire, cioè appunto, altrimenti si muore. Se non ci separiamo, moriamo per davvero. Però io penso, Donatella, che siano molto collegate queste due tematiche, invece, non le vedo in opposizione, perché appunto loro restano insieme, sono costrette a rimanere insieme perché sono in una simbiosi di colpa è appunto legata al trauma, cioè come possono, appunto, se si fossero separate già avrebbero potuto avere un'evoluzione, no? Proprio il fatto che sono rimaste là, in quella casa che rappresenta appunto pure tutta questa immobilità, questa impossibilità di cambiamento, anche in questi gesti sempre uguali, la chiave sempre appesa, insomma, questo che abbiamo detto, abbiamo visto, cioè proprio vuole esprimere questo. Né mi pare che il litigio sia vitale, perché è un litigio in cui sì, si cerca di esprimere sia l'odio che l'amore, queste emozioni complesse, però sotto sotto c'è questa domanda, ma di chi è la colpa alla fine? Possiamo dire che la colpa è solo della più grande, ora non mi ricordo, oppure la colpa è di tutti, cioè c'è questa impossibilità di accettare ciò che non è accettabile, cioè che c'è stato un incidente, come dicevate prima, alla fine c'è stato un incidente, non è colpa di nessuno, eravamo bambine, stavamo giocando, come dicono pure, no? Ma invece questo sembra qua che sia impossibile, mi sembra appunto che sono collegate, molto collegate queste due dimensioni. Certo, nella normalità, nell'evoluzione, è vero, la separazione è anche un fatto di simbolizzazione, cioè consente l'evoluzione, altrimenti
no? Non si va avanti, no, non si fa nulla, non si realizza niente. Certo, questo tema è molto presente qui. Secondo me sono collegate da altro, ma nell'antinomia. Posso un attimo? Posso reintervenire? Prego, la parola al dottore Collavà e poi a Maria Rosaria, poi leggo un intervento di Claudia Bianco. Prego. Grazie. No, pensavo, c'è un altro personaggio che non è stato citato, che è il fiume Oreto. No, questo fiume che qualcuno ha definito un sito archeologico postmoderno a cielo aperto, dove si trova ogni possibile rifiuto, dal bidet al frigorifero, al copertone. Però c'è anche un documentario molto interessante di un giovane che ha deciso di risalire questo fiume, e man mano che risale questi rifiuti cominciano a diminuire sempre più, finché scopre una natura estremamente rigogliosa, con specie acquatiche, pesci, uccelli, no? E una origine, una fonte, diciamo, di origine assolutamente intoccata, no? Assolutamente. Allora, questo per tornare alla questione del il ritorno all'origine. È vero che il ritorno all'origine è qualcosa che ci fa, come dire, ritrovare il nostro pavimento psichico. Si ha sempre bisogno di avere, almeno in fantasia, no, un luogo dove è possibile ritornare. Però nella costruzione patologica, ed è quello che produce il film, che è rappresentato nel film, questo ritorno diventa una specie di essere catturati in una storia ripetitiva che non consente di conoscere il proprio volo, non consente di conoscere il proprio viaggio personale, la propria O, potremmo dire, O personale, e di rimanere, quindi, implicati, no, in questo groviglio. Ritorno a dire che secondo me quello che manca a queste donne è la capacità di accedere a versioni narrative diverse. C'è un'immagine del film, non so se la ricordate, non ricordo bene in quale momento, in cui si vede una parete fatta di vari, come posso dire, prefabbricati, no? A un certo punto una manca e si vede una delle ragazze che passa, no? E poi di nuovo questo muro. Ecco, quello è uno spot narrativo che parla. Tutti gli altri sono le narrazioni che mancano, e sono le narrazioni murate, quelle che non si possono, a cui non si può accedere. Credo che nel film manchi questo aspetto, per cui c'è una dimensione poi fortemente patologica, ed è quello che noi in analisi dobbiamo cercare di alimentare. Non è tanto la questione di trovare nel contenuto un colpevole, una verità oggettiva, quanto quella di riuscire a trasformare un campo emotivo catturato dal lutto in un campo emotivo evolutivo. Grazie. E do la parola a Maria Rosaria. Maria Rosaria, non la vedo. Nel frattempo, allora, leggo un intervento di Claudia Bianco. E in francese la mer, il mare, ha la stessa pronuncia di mer, la madre. La madre, il mare, è l'origine. Chiedo a Claudia se vuole dire qualche altra cosa o... Solo una considerazione. Per alcuni aspetti mi sembra che il film sia anche una riscrittura di una tragedia greca. Per esempio il fatto che, questo veniva anche detto nella relazione della dottoressa Trapanese, il fatto per esempio di non fare vedere la scena della morte,
ma di parlarne, insomma, di fare spesso, farne spesso riferimento. Questo è tipico della tragedia classica. Dico, i colombi potrebbero essere, diciamo, il coro. Insomma, questa cosa della riscrittura mi piace molto. Forse io ci vedo più, cioè io non sono una psicanalista, però diciamo, ecco, mi piace vedere un poco questo, questi riferimenti appunto a una letteratura, insomma, anche per, in modo forse più banale, a me veniva in mente anche un rifacimento più o meno, insomma, moderno e ovviamente più attuale delle piccole donne, insomma, anche questa morte di una sorella. E siccome tra l'altro Emma Dante recentemente ha fatto proprio un libro in cui si parla della riscrittura delle favole, secondo me questa cosa, ecco, non credo che sia così peregrina, però certo io mi allontano un po' dalla lettura psicanalitica, ma comunque, ecco, ritornare alla tragedia greca è anche un ritorno alle origini, e poi credo che alla fine si possa anche parlare di una certa catarsi. Dunque, secondo me, lei ripercorre un po', ecco, questo, e sicuramente questo dà anche, questa riscrittura valorizza sicuramente, insomma, dà un senso alla sofferenza, al lutto, cioè il lutto in qualche modo poi si rielabora, anche se il dolore è molto forte, c'è questa, sempre questa osmosi, ecco, tra passato e presente. Anche come struttura appunto del film. E non dimentichiamo che era una pièce teatrale, perciò anche questa, diciamo, questo passare da un codice all'altro, questo discorso intersemiotico è anche molto interessante. Grazie, basta. Claudia, molto interessante anche questa contaminazione. Do la parola a Maria Rosaria. Devi accendere il microfono. Grazie. Sì, no, ho perso la connessione per due volte, non so se legge ora. Vabbè, sì. Io volevo dire solo qualcosa agganciandomi a quello che hanno detto Donatella e Diletta sulla colpa. Cioè, mi sembra proprio che questo tempo fermato si ferma nella ricerca del colpevole, e questo mi sembra proprio quel non accedere al dolore che consente la separazione. Cioè, si resta in un mondo pulsionale. Mi veniva in mente appunto il libro di Searles sull'ambiente non umano, no? Per quanto riguarda anche la bellezza di questo primitivo, di questo pulsionale, che tuttavia non accede ad altro, tutto si ferma con questo fantasma alla ricerca del colpevole. Vabbè, questo sì. Io qua mi leggo brevemente, volevo dire soltanto questo, che anche a me sembra che a questo punto del film ci sia un grosso equivoco, un fraintendimento, nel senso che nella giornata a mare, in cui io vedo la prefigurazione di un futuro in cui le ragazze potranno avere uno schema anche diverso relazionale tra loro, un cambiamento che le accompagnerà ad un'età adulta, secondo me lì si insidia proprio il fraintendimento, cioè perché c'è una colpa che è la colpa quasi dell'evolvere, che sarebbe stato naturale avere in una differenziazione, come dicevamo prima, che sarebbe stata naturale. A me sembra che in questo senso lì si crei proprio un momento, un equivoco, perché e forse lì davvero viene voglia di spiegare, di capire che comunque ci si separa, ci si sarebbe separati bene, si sarebbe potuti andare avanti, o forse anche male, perché noi non sappiamo che evoluzione avrebbero avuto queste ragazze, perché già erano alla ricerca di un equilibrio molto precario. Loro erano già sopravvissute alla morte, sembra, dei genitori. Nella pièce teatrale, tra l'altro, leggevo che ci sono più personaggi ed è raccontata la storia. Andrò a vedermela senz'altro perché mi incuriosiva. Non volevo vederla prima di aver visto il film, perché Emma Dante, nelle cose che ho letto, ci teneva molto a far sì che fossero due opere diverse. Cioè lei si è accostata all'opera cinematografica in maniera differente rispetto a quello che aveva fatto rispetto all'opera teatrale, anche rinunciando volutamente a determinati particolari. Quindi sarebbe interessante poi rivedere a questo punto anche la parte teatrale,
che qualcuno di noi ha visto, è pensare che differenze ci sono anche, come il teatro rende alcune cose diverse. Leggo rapidamente cosa ha scritto Valeria. Valeria, vuoi la parola? Vuoi intervenire? No, va bene così, lo puoi leggere, era un'idea. Valeria scrive: mi chiedo anche del lutto dei genitori come primo trauma di cui non è possibile parlare. Appunto, come un po' stavamo dicendo. A questo punto non so se c'è qualche altro... Posso intervenire? Certo, Gemma, ecco, ti volevo dare la parola. No, perché, insomma, gli stimoli sono già tanti, poi forse rischiavo di perderne alcuni. Intanto devo dire che vorrei ringraziare Maurizio Colloa, perché il complimento che fa è che noi siamo entrati senza guastare in quanto psicanalisti, quindi questo mi sembra veramente un grande complimento, insomma, perché guastiamo molto spesso, guastiamo nel senso che c'è un sapere che poi sovrasta e non ci fa veramente vedere le cose che invece possiamo certamente registrare. Allora, riprenderei un po', visto che avevo segnato l'intervento di Donatella, il primo, in cui parlava in realtà di queste morti che si attaccano ai vivi. E questo dà la possibilità forse di ricordarci che non è sempre così che i morti si attacchino ai vivi, insomma, perché se un lutto riesce ad essere veramente compiuto, realizzato, noi riusciamo a far morire realmente i nostri morti, i nostri cari, riuscire a separarci e riuscire a fare tutte quelle operazioni che sono l'elaborazione, quindi riuscire a tenere dentro di noi l'oggetto amato, insomma. Però è vero che i morti si attaccano ai vivi e in questo film forse lo vediamo. Questo introduce proprio un po' tutta la tematica delle menti che possono distinguersi, come voleva Racamier, in menti luttate e menti deluttate, cioè menti che riescono a fare lutti e menti che non riescono a fare lutti. La nostra clinica, soprattutto la clinica familiare, diciamo, ci fa incontrare moltissimo attraverso il mondo delle ripetizioni, il mondo appunto dell'eterno presente, come lo nominavamo, proprio la condizione dei lutti che non si riescono a fare, dei lutti non elaborati, dei lutti sospesi, dei lutti interrotti. Quindi delle situazioni anche traumatiche che probabilmente impediscono proprio l'elaborazione intanto di questi lutti. Diletta parlava del coro e parlava anche comunque che malgrado noi abbiamo sezionato il film in tanti vetrini, diciamo addirittura insomma a livello forse microscopico rispetto a certi particolari, tutto il discorso mantiene una sua unitarietà. E questa penso che sia proprio la dimensione di unitarietà che noi rispetto a questa famiglia riusciamo comunque a cogliere, anzi forse che ci colpisce l'essere compatte, queste sorelle, l'essere un corpo unico. Lavorando con le famiglie siamo sicuramente portati, pur essendo psicanalisti che lavoriamo con gli individui, a considerare un corpo unico, il corpo familiare, quindi ad immaginare che questa dimensione della coralità, questa dimensione di una, diciamo, dimensione psichica che anche ad un altro livello noi possiamo leggere rispetto alla gruppalità, che ci aiuta moltissimo a capire quelle che sono le dinamiche nel frattempo che chiamano in causa sia l'intrapsichico, sia l'interpsichico, sia il transpsichico rispetto anche a situazioni che rimandano poi al passaggio delle generazioni e quindi tutto al transgenerazionale. Il momento, diciamo, della separazione, quindi che è un addestramento all'interno della famiglia perché ci si individui, ci si differenzi e si possa quindi, diciamo, andare avanti verso un processo evolutivo, verso un destino evolutivo, sicuramente è l'anticamera di come una famiglia potrà o non potrà veramente affrontare il lutto. Perché sicuramente quelle famiglie dove c'è una fusionalità molto grande, dove i confini anche individuali non sono rispettati, saranno proprio quelle famiglie che avranno difficoltà, almeno questo nella mia esperienza
di lavoro clinico con le famiglie mi risulta abbastanza evidente, di affrontare bene, di elaborare bene appunto i lutti, di elaborare bene le morti. Nel frattempo Maurizio Collova considerava anche questo discorso delle parole che consolano, no? Cioè di queste parole contenitive, meno male, se no dovremmo cambiare mestiere, perché il nostro lavoro consiste sicuramente un po' nel tentare attraverso le parole sicuramente di dare ad un primo livello, non dico le interpretazioni che danno un senso e un significato a ciò che non si capisce, ma di dare soprattutto un contenimento, di dare una pelle, di dare comunque un contenitore. Il film che citava, da me amatissimo, che ho visto penso non so quante volte, che ho utilizzato anche come materiale didattico, è proprio La famiglia di Ettore Scola, che nasce però all'insegna di una serenità, insomma, non l'avremmo potuto vedere per il bene di Giuliano stamattina, perché è un film ordinato, un film che nasce con una nascita, con un battesimo, con una bella fotografia di famiglia in cui c'è tutto un ordine generazionale, ci sono nonni, ci sono genitori, c'è tutta una rete che è la parentela, che è appunto la voce fuori campo, che è quella poi del protagonista che insomma crescerà nel film, racconta, quindi ci sono gli zii, ci sono cognati tra loro, ci sono cugini, ci sono nipoti, quindi c'è tutta una rete, c'è tutta una dichiarata genealogia nella quale si è fortunatamente caduti nascendo. E quindi l'inizio è un inizio fortunatissimo, cioè sappiamo chi sono i genitori, sappiamo l'origine, sappiamo addirittura dove siamo finiti, in quale posto che ci è stato lasciato, insomma, dalla natura cadiamo, anche nell'ordine della nostra genitura, se siamo in un gruppo di fratelli. Ora, la dimensione, diciamo, dei fratelli e la dimensione delle sorelle, no? C'era appunto Mara che ricordava che ho un po' curato con Massimiliano Sommantico un po' dei lavori che hanno trattato proprio del complesso fraterno e dei fratelli. Ecco, io penso che le sorelle Macaluso, soltanto in un punto che credo di aver citato, ma ribadisco adesso, riescono a ricordarci che sono figlie prima di essere sorelle. Cioè, perché sarà banale, ma tutta la storia anche di Edipo, no? Ci insegna di come sia importante ritrovarsi fratelli, ma in quanto figli, ricordandoci innanzitutto di essere figli. E i figli inevitabilmente ci riportano al discorso delle origini, quindi al discorso da dove siamo nati, che ci dà sicuramente un ordine che è quello del nostro inserimento all'interno di una genealogia. Quindi mi ricorda per esempio il film I 400 colpi, in cui il personaggio bambino ha una venerazione, lui che è nato da una madre e da un padre che non ha mai conosciuto, mentre gli è stato proposto come padre l'attuale compagno della madre, ma che non è veramente il suo vero compagno, lui si inventa un avo, che sia un avo fondatore evidentemente per lui, perché trova... e fa anche un piccolo altarino, insomma, in cui mette un cero a questo personaggio della letteratura, no? Che è così importante per lui e che quindi venera ed ama. Qua forse la somiglianza con Lia, la quale ha bisogno e sta rovistando proprio, no? nei libri che ha, tutto quello che può comunque farle trovare in ogni caso un punto di riferimento, qualcuno che dice delle cose che possono veramente servire per imparare il mestiere che è quello di vivere. La fotografia, qua mi ricordava sempre con Lovà il discorso del colloquio con la madre morta di Pirandello,
è una, io lo collegavo immediatamente alla fotografia di Roland Barthes, al discorso di Barthes che comunque ci dice che la fotografia non può che essere evocativa in ogni caso della morte, perché riprendendoci e poi rivedendoci in realtà abbiamo già trapassato quel momento in cui eravamo vivi, e quindi la fotografia non può che parlare della morte. E nel momento in cui lui scrive La Camera Chiara, è all'indomani della morte di sua madre, e la maniera per lui, a proposito del filo di Arianna, no, di ritrovare dentro il suo labirinto del lutto che sta attraversando un punto di partenza, e lo trova in una fotografia di sua madre, ma non una fotografia di sua madre qualunque, ma nella foto di sua madre bambina. Ecco che il livello, insomma, ci tocca profondamente, no? Perché è lì, nella fotografia della madre bambina, che lui ritrova il destino di morte che comunque è già presente, e che sarebbe comunque la morte arrivato molto, molto dopo. Il discorso ancora della, diciamo, dell'origine non può non reclamare la chiamata in causa dell'antiorigine, no? Cioè del modello di funzionamento di un paziente psicotico, di una famiglia psicotica, no? Quella in cui troviamo l'ingranamento, in cui ognuno è ingranato, il funzionamento di ognuno è ingranato al funzionamento dell'altro, no? Questo è un po' il modello, diciamo, di Racamier, che secondo me è molto interessante e molto utile, perché chiama in causa poi l'antiorigine. Cioè non c'è bisogno di un'origine, noi ci siamo autofondati, fondiamo noi stessi. Qui le sorelle Macaluso, finché rimarranno sorelle, non potranno essere figlie, riconoscendosi figlie a loro stesse, in quanto nate da una coppia di genitori che non viene affatto nominata. C'è soltanto una fotografia ogni tanto che compare, in cui questi genitori sono ritratti, manco a dirlo, proprio davanti allo stabilimento Charleston. E lo stabilimento Charleston, visto che il film l'ho rivisto più volte, e anche a me questo particolare del muro rotto mi aveva colpito, come appunto anche a Maurizio Collovà, in realtà è il muro proprio di confine dello stabilimento Charleston. Ed è proprio uno sgranamento, una lacerazione, una smagliatura, secondo me, a cui forse si può veramente fare riferimento rispetto alla storia di queste sorelle, ed è lì che si insidia il trauma, ed è lì che noi possiamo, attraverso quel buco enorme, no? Quella lacerazione di questo muro che è crollato in quel momento, riuscire a riconoscere comunque il mare, che è il luogo da dove noi nasciamo, ma anche il luogo in cui Antonella intanto è morta, in cui la neve si scioglie, tutto il discorso che Emma Dante in maniera poetica secondo me riesce veramente a fare. Ora, come trasformare un campo emotivo fermo con un tempo presente in un qualcosa di evolutivo? Insomma, questo è veramente quello che vede queste sorelle Macaluso impedite a farlo, no? Questo progresso, questo processo evolutivo, comunque di cambiamento, che chiama in causa, per chi voglia come noi lavorare su famiglie, insomma, che possono somigliare a queste, il discorso proprio dello studio dei legami all'interno di questa famiglia, che sono più che legami dei veri e propri vincoli, sono dei legacci, sono proprio quella dimensione anche relazionale che impedirà a queste sorelle di potersi veramente differenziare, di poter andare avanti rispetto alla vita. Perché ci sono sicuramente degli arretrati, e io penso che quando non si conosca nulla delle proprie origini, in questo momento ho in terapia 3 adolescenti adottati, e per loro è veramente uguale questa dimensione dolorosissima di andare avanti verso un destino che però così drammaticamente segnato dal non conoscere, non poter risalire a quelle che sono le proprie origini. Quindi io penso che il film riesca a dirci bene
che qualsiasi cosa, anche apparentemente evolutiva, non lo è poi veramente nella sostanza. Così come si cucina il pesce finto, così come si può anche, la scena mi ricorda tanto quella di Harry ti presento Sally, no? Cioè della finzione dell'orgasmo, insomma, tutto finto, cioè tutto un po' così come provato, fatto così per un esercizio di copia e di imitazione, dove purtroppo di autentico, insomma, ci può essere soltanto il tentativo di Katia che si è sposata, ma insomma semplicemente perché un uomo l'ha catturata e l'ha portata fuori, ma insomma certamente niente di più di questo. Vabbè, quindi per il momento mi veniva in mente questo, ascoltandovi, insomma, anche riprendendo sì questo discorso, anche perché mi piace molto, che è quello proprio della, diciamo, della permeabilità e dello sconfinare da un genere all'altro, da un genere letterario, un genere filmico, alla tragedia, insomma, perché penso che, insomma, possiamo forse proprio così, da questo fluttuare, diciamo, anche. Il microfono, Gemma, si è interrotto l'audio. Sì, solo okay. Così dico, possiamo probabilmente, fluttuando anche tra generi che sconfinano, riuscire probabilmente di più ad esercitare quello sguardo che deve ascoltare, quell'ascolto che deve vedere. Grazie ancora, Gemma, perché questo tuo filo che ha legato gli interventi mi sembra molto utile anche a riflettere meglio tutte le cose che sono state dette, che sono tante, che stimolano ancora. Farei un altro breve giro per chi vuole intervenire, per poi avviarmi alle conclusioni. Giusto una breve considerazione: in fondo la riscrittura è anche un andare avanti, un pensare altre possibilità di sfruttare una narrazione, no, non lasciarla, diciamo, statica, ma dinamica. Insomma, vabbè, io faccio, diciamo, un discorso più letterario sempre. Grazie, Claudia. Volevo dire, un marito che poi cerca di monetizzare, no, più che altro, più che cogliere la dimensione affettiva di quel che sta accadendo, no? Scusate, non volevo solo aggiungere questa cosa. Però mi sembra l'unico fuoricampo rispetto a questa donnità, femminilità estrema, cioè lui tenta di dire giustamente, cioè siete separate, cioè avete un bene di famiglia, godetevelo e dividetevelo, no? Dice una cosa saggia, il problema è che è come se fosse impotente davanti a questo, lo fa poi in un modo piuttosto antipatico, per cui diventa difficile, non si coinvolge, non va a cena con loro, non dice ma fatevela finita. Quello che diceva Diletta prima del paterno è anche un'altra funzione che mi sembra tanto carente, del maschile, di un maschile che dice adesso facciamola finita, cominciamo a vivere, no? Neanche questo cognato riesce a far nulla per loro. Sembrano i due maschi, pure il figlio ci ho un po' messo dietro in silenzio, tacitati, ecco. Sì. Anche un po' derisori nei confronti di questa madre che sembra non sapersi imporre. A me anche questa condizione di Katia ha fatto pensare una grande dicotomia tra il suo essere madre all'interno di quel nucleo nuovo, in cui però è un po' derisa, in cui sembra che debba fare qualcosa che poi non riuscirà a fare, e l'interno invece della famiglia d'origine, in cui comunque ha questo ruolo definito. Mi colpisce molto questo che dice Gemma sul discorso di essere figlie e non essere invece, che loro a cui non possono accedere perché sono solo sorelle. Quindi questo lo rende molto bene il film, è quasi claustrofobico in questo senso, perché è come se non potesse approfondire né un prima né un dopo, lascia l'immagine ferma e diventa quasi claustrofobica. E penso invece quanto dinamismo noi poi possiamo attivare con il racconto dei nostri personali, dei nostri pazienti, affinché appunto questi legami si amplino e non diventino soltanto dei legacci,
quindi questa idea del legame. Queste erano delle cose che mi hanno molto sollecitato. Posso intervenire? Prego. Michela. Sì, anche a me aveva colpito molto questa mancanza delle figure, diciamo, genitoriali, no? E il fatto che comunque Katia è quella che si salva, perché comunque era quella che per prima sale, diciamo, sulle spalle della sorella e quindi avrebbe potuto fare la fine della sorella, ed è l'unica che comunque riesce poi a costruire qualcosa di vagamente diverso, insomma, rispetto a quello che invece è la storia familiare. L'altro aspetto che mi aveva colpito è un po' questa bimba a cui non si può dire di no, no? Che è in grado di decidere, quindi vuole il rossetto, le viene messo il rossetto, vuole salire anche lei sulle spalle, viene fatta salire, no? E pensavo un po' a questo gesto di togliere il rossetto come se forse con l'età, no? Si fosse potuta avere una funzione genitoriale che permette di dire un no e quindi di non farle fare tutto quello che lei chiede, no? Quindi come se fosse un gesto un po' riparativo. Vero, sì, anch'io l'avevo letto così. Qualche altro intervento prima di avviarci alle conclusioni? Volevo soltanto accennare a questo fuoritempo del trauma, come l'ha chiamato Gemma, perché noi diciamo sempre un tempo che non passa, la questione a ripetere, però questo fuoritempo mi convince di più. Effettivamente mi piacerebbe approfondire questo concetto, perché secondo me proprio nelle vicende traumatiche, in particolare nei lutti traumatici, ma in generale nei traumi, c'è questo ripresentarsi del trauma, che poi non è neppure un ripresentarsi, è qualcosa di diverso. È questa scheggia temporale che comunque non si può riafferrare più. E si vorrebbe, come un po' nel film accennato dal Ritorno al Futuro e da questo attimo sospeso, un attimo prima, si vorrebbe ritornare indietro un attimo prima per non fare succedere l'irreparabile. Questo c'è in tutte le storie traumatiche in cui c'è un incidente che si sarebbe potuto evitare. E secondo me è una cosa molto drammatica, è difficile da contattare questo stato d'animo e soprattutto non da contattare, più da far evolvere, come diceva Maurizio Collovano, far evolvere, cercare di trovare uno spazio in cui, ecco, si vede il mare, rotto il muro, ma lì potrebbe incunearsi qualcosa di diverso, ma è molto difficile secondo me, vorrei sapere che ne pensate voi. Ma c'è una scena che secondo me rappresenta quello che stai dicendo, ed è la scena in cui, adesso io non ricordo quale delle sorelle, ma ha davvero poca importanza chi sia tra loro. C'è una scena in cui si passa da un campo ad un altro, mi verrebbe da dire da una sala cinematografica ad un'altra, che è l'arena dove effettivamente si fanno delle proiezioni cinematografiche. E lì c'è un cambio e c'è un accesso alla possibilità di avere un futuro, una storia diversa, perché quel campo, quello dell'arena, è un campo sano, un campo di sviluppo, ed è quella porta che si apre e si chiude, no? Che dà la possibilità proprio di questo accesso a una nuova narrazione, con l'incontro dell'altra ragazza, che è un personaggio fuori, no? dal legame delle sorelle. Sì, all'arena Sirenetta, dove va Maria. Ah, Sirenetta. Che si chiama La Sirenetta, ed effettivamente c'è questo racconto anche del film Ritorno al Futuro, molto suggestivo, in cui si dice, appunto, è molto interessante, perché la ragazza prova a raccontare come va nel film, che se effettivamente qualcosa cambia, anche il protagonista non vivrebbe, non sarebbe, non verrebbe al mondo. Quindi un po' quello che dicevamo, questo fuoritempo, che seppure si, in quel momento di sospensione, si cerca di cambiare, cambierebbe troppo. Molti film, anche in chiave simpatica, di commedia, hanno affrontato questo tema, di sliding doors, per intenderci.
cosa può cambiare se si cambia un po' il destino. Mi sembra una chiave molto interessante anche di lavoro, perché naturalmente noi sappiamo non è soltanto il lutto di Antonella che determina tutto, sono tante altre cose, tanti altri vissuti, tanti altri legami, tanti altri lutti. Mi è piaciuto quando Gemma ha detto anche che si cade in una famiglia particolare, si cade proprio, è vero, si ha la fortuna di cadere come nella famiglia del film di Ettore Scola. Il neonato nasce in una famiglia ben delineata, composta, che rassicura, ha dei legami chiari, ma non è sempre così, come noi sappiamo. E lì poi c'è tanto di creativo da dover fare. Bene. Gemma, un'ultima considerazione tua? Il microfono. Che diceva Diletta, penso che sia un po' il cuore, il famoso cuore anche del film, insomma, no? Questo fuori tempo e questa impossibilità anche per un regista di rappresentare, probabilmente per una scelta molto forse più meditata di quanto non immaginiamo, o forse se spontanea però molto profonda e per questo ancora più importante e sacra, cioè a dire l'irrappresentabilità. Ci sono delle situazioni che non hanno tempo semplicemente perché non sono mai state rappresentate psichicamente, quindi non sono avvenute psichicamente, no? Quello che Pontalis dice bene a proposito delle ripetizioni: ciò che si ripete è esattamente quello che non è mai accaduto psichicamente, cioè quello che non si è mai potuto rappresentare. Quindi credo che abbia proprio toccato nel segno, insomma, questo film nel riuscire anche proprio a farci cogliere che qualsiasi immagine in più sarebbe stato un eccesso, mentre invece il nostro sguardo deve fermarsi veramente un poco ai bordi, diciamo, di ciò che non può essere nemmeno detto perché non può essere rappresentato in questo caso, e che quindi ci vede lì sul bordo di un buco, naturalmente. E quindi ancora una volta torna il discorso del buco intorno a cui noi possiamo diciamo costruire la nostra storia, narrarci la nostra storia. E in ogni caso nasce, come nelle grotte di Lescaut, io dicevo, proprio dalla percezione dell'uomo morto, no? Della possibilità di rappresentarsi anche rispetto alla morte. Che poi la morte sia legata, sia sicuramente collegata al discorso della colpa. Questo è un aneddoto che io amo sempre ripetere perché, insomma, mi fu illuminante quando avevo la mia prima figlia, che era piccola, intorno ai 4 anni, e era morta una vecchina nel nostro palazzo a cui lei era molto legata, perché questa vecchina le dava sempre una caramella, insomma, quindi quando le spiegai che era morta questa signora, questa vecchina, ed era morta perché era vecchina, perché così, perché colà, lei mi disse semplicemente: ma chi l'ha uccisa? Quindi voglio dire che la morte sia legata sicuramente ad una dimensione vaga che poi deve essere definita di colpa. Penso che questo, quindi, che morire significa comunque essere uccisi, che uccidere significa certamente morire. Insomma, sono temi che dovrebbero certamente farci molto riflettere, soprattutto per le ricadute che hanno, insomma, nel nostro lavoro anche proprio clinico, che ci interrogano rispetto al funzionamento anche arcaico, ovviamente primitivo, di alcuni pazienti. Quanto più gravi, più primitivo è il loro funzionamento. Soltanto che siccome qui dovevamo parlare, forse ci siamo anche riusciti a parlare un po' delle dinamiche familiari, il funzionamento è anche il funzionamento di una famiglia, che può essere un funzionamento arcaico, un funzionamento primitivo, un funzionamento che credo Emma Dante sia riuscito proprio in una maniera eccezionale. C'è da dire che io seguo tutta la sua produzione sin dall'inizio, quindi il teatro di Emma Dante l'ho seguito passo passo, e il suo primo film mi ha letteralmente sorpreso per la profondità e l'intensità
con cui le due protagoniste, che stanno in due macchine, in due auto, si fronteggiano perché sono finite in una via senza uscita, e c'è una sfida tra loro, che è anche una sfida tra due donne di due generazioni, potrebbe essere una madre e una figlia. Quindi, insomma, la sua ricerca, la ricerca di Emma Dante, penso che sia una ricerca che può aiutare molto, insomma, chi come noi lavora col dolore, lavora con le perdite, con le sofferenze, insomma, lavora con la vita, poi fondamentalmente. Bene, io ringrazio moltissimo Gemma. Anche per me è stato l'incontro che mi aspettavo, mi sento molto arricchita perché rivedere il film così insieme con tutti questi stimoli, tantissimi, che mi andrò a vedere, ho preso tanti appunti come al solito e che appunto saranno preziosi per future riflessioni. E chissà, poi magari potremo vedere qualche altro film di Emma Dante, insomma lanciamo qui la possibilità di vederci ancora. Vi ringrazio moltissimo tutti per i vostri interventi, per il fatto che ci seguiate così affettuosamente in questo nostro inizio. Ringrazio i miei colleghi del centro che si danno veramente tanto da fare per organizzare tutte le cose. Siamo un centro nuovo, ma che ha tanta voglia di fare, che insomma ha alle spalle anche una sua storia, ma che è pure un centro nuovo. E lascerei il saluto a Diletta come presidente. Grazie, grazie Mara. A proposito di questa storia, no? Siamo un centro nuovo, ma abbiamo una storia. Non siamo caduti, siamo caduti bene, diciamo. Una preistoria. Ecco, sì, siamo ben caduti. Abbiamo la nostra, diciamo, origine, però anche, come appunto anche voi avete notato, questo desiderio di andare avanti con una certa delicatezza e molto molto ascolto. Quindi intanto anch'io ringrazio tutti, in particolare Gemma che è stata generosissima, preziosissima come sempre, e anch'io penso di fare sedimentare gli stimoli di oggi per le successive rivisitazioni e riscritture, come diceva la collega, che io sono d'accordo su questo termine, ci dà molto da pensare e da fare. Quindi grazie a tutti. Io volevo ringraziare tutti, soprattutto appunto Donatella, Mara, Diletta, vedo anche Massimo Cacciola che però è rimasto in silenzioso, religioso silenzio, insomma. Mi dispiace non averlo sentito. E con anche Sandra ho visto, altri del centro, comunque ci saranno altre occasioni forse per fare più coro. Bene. Grazie ancora. Grazie allora, a tutti, arrivederci. Grazie, grazie. Grazie molte a tutti. Buona domenica. Grazie al dottore Collopà che ci è venuto a trovare. Molto volentieri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti i colleghi di sempre. Arrivederci a tutti. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao a tutti e grazie. Grazie, a presto. No.